fare questa cosa e dovremmo apparire anche noi. Tu sei vediamo apparso. Se funziona. Adesso funziona. Okay. Io sono quello sul rosso sempre, vero? Siamo tutti sul rosso questa sera, non ti preoccupare. Non possiamo tornare a una cosa per cui Manto si sente quattro volte. È una cosa nel senso e gioca da solo. E gioca da solo. Guarda che a questo punto c'è un rischio, ecco. Verrà caricata la puntata sistemata. Certo, poi. Ma che problema c'è? Non... Assolutamente niente, tanto fa. Ma solo con la diretta scoprite questi fantastici aneddoti. Quello che abbiamo detto è che probabilmente chi ci ascolta su Spreaker, non probabilmente, sicuramente chi ci ascolta su Spreaker non ha sentito prima è di andare a votare QWERTY come miglior radio online ai Macchinere Internet Awards. Da uno qualsiasi delle pagine dei QWERTY fondamentalmente o anche o della di diretta. GDR. O di Famo GDR. Una qualunque. Prendetene una, sotto c'è il modulo in fondo. Ci sono anche le istruzioni per candidarci. Per l'uso. Iscrivete QWERTY, QWERTY non Fumble, QWERTY. E mettete l'indirizzo http://QWERTY.it, ve l'ho scritto sopra così potete fare copia e incolla. Veramente da pigri. Perché noi... se non sapete come si fa copia e incolla. Grazie Alice. C'è una rubrica di Aranzulla probabilmente. C'è sicuramente colui che ha il manuale della vita. La scatola nera di internet. Altre cose importanti è che questa è l'ultima puntata di Dragon Age. La prossima sarà Mondo di Tenebra, ma il 20 c'è Exalted. E in Exalted... C'è anche Ongo. Torna Jacopo In Exalted. Jacopo in Exalted. Chi non ha mai Simon. Conosciuto Jacopo, ma conosce solo il suo alter ego Jacopul. Finalmente potrà vedere. Esattamente. Jacopo. Terza cosa importante da sapere è che abbiamo sistemato il cast di Fumble. Quei comodi 120 personaggi, ecco. 120 tondi tra l'altro, tra PG e PNG dovrebbero esserci tutti. Andate a controllare. Se siete passati da Fumble e non vedete il vostro personaggio, mandate una mail minatoria a fumblegdr@qwerty.it e ve lo aggiungerò. E vi promettiamo che prima o poi Simone Bonavita metterà una descrizione per ogni personaggio. Certo che sì. No, ho direttamente tolto la possibilità di mettere descrizioni dei personaggi, così non rischiavamo questa meglio, cosa. Meglio, abbiamo dei personaggi completi, perché non ci sono dei metadati che non sono compilati. Esatto. Beh, ma prima che le finisce Simone le descrizioni, ci saranno i miniatori che il pensi e le stampa. Possibile. In realtà il nostro scopo semplicemente è farci mandare un messaggio da quelli di Heroforge che ci dicono basta, vi prego, basta. Oppure a Claudio un messaggio di quelli di Heroforge ma compri qualcosa, cazzo, soltanto farli tutti. Oh no. Credo di avere l'account con più miniature registrate mai comprate di tutto Heroforge. Panico nel marketing. Esatto. Salutiamo Simone che ci ascolta per la prima volta live e ha già capito che l'unico modo per sapere se stiamo andando in onda è guardare su Twitter, ma soprattutto tirare un dado da 100 e scoprire se è andato tutto bene o esatto, no. Esatto, da 0 a 5 è andato tutto bene, da 6 a 100 c'è qualcosa che non va. È un va. Po' come i punteggi di sanità mentale di Cthulhu. Esatto. Tendenzialmente vanno male. Ma l'ultima volta che abbiamo giocato a Dragon Age c'era qui con noi Chris, Hypnos Chris. Ciao Chris. Ciao Chris. Il cui povero personaggio ha fatto una gran bella fine. Ha fatto una fine di merda. Si dice così in francese, in orlesiano. In orlesiano. Ha fatto una fine di merda perché il suo personaggio è entrato in una stanza dove c'erano degli elfi addormentati collegati a una strana pietra. Esatto. Ed è caduto di faccia per terra. Ma non contento di questa cosa, quando Locklear ha lanciato una luce magica per controllare che tutto fosse a posto, la luce magica è stata ingoiata dal corpo di Shal, ah, sì, giusto, che si stava rialzando. E lì siamo rimasti in medias res, appena prima dello scontro finale. Non mi sembra stia molto bene. Allora, come va? Voi elfi fate sempre così? Io mi metto dietro Katog. Io mi faccio davanti. Si tira in piedi. A scudo di Locklear. Fa un gesto con la mano... Scusate. A posto? Raspeghino. E lui non sento la differenza. Già mi stava sul cazzo prima. Gli guardo le pupille. Sono completamente azzurre luminescenti i suoi occhi. Io mi volto verso Locklear e ti dico: è andato in botta. In bottissima. Non agli ho occhi mai visto uno andare in botta e accendersi. Agli occhi strani. Non penso sia quello. Tutto a posto? Per me sì, per il corpo
che sto occupando, no. Ancora, ma tutti e noi, basta. Che fai? Andiamo a casa, Locklear, andiamo a casa. Ho visto meno un pugno sulla schiena di Kato. Ho visto meno, io non ne do, non do adito di essermene accorto. Ho visto meno corpi occupati nei bordelli che frequentavo. Sì, cioè assurdo, abbastanza in time. Esatto. E dicevano al circolo: attenti, che poi c'è la gente, se andate troppo nell'oblio vi venite posseduti da spiriti, da demoni. Cazzo, sto sulla terra e ne ho visti di più qua che alla Torre dei Maghi. Ne avessi visto uno io posseduto alla Torre dei Maghi? Ne hai visto uno ogni giorno, Locklear. Non è... non ti conosco. Ma poi lei chi è? Non ti ricordi di me? No, mi voi ricordo di avete... stare abbastanza sulle balle. Ti ricordi del corpo che stavo occupando, non ti ricordi di me? E poi adesso mi conosce pure. Ottimo, si ottimo. Può presentare, signore gentile persona? Salve, Katog. Potrei presentarmi se avessi un nome. Non ce l'ha. Sono uno spirito. Non abbiamo bisogno di nomi. Ah, come quello simpatico che abbiamo incontrato lì dove c'erano gli specchi. Quello lì. Esatto. Beh, probabilmente è anche meglio di quello che c'era prima. È uno spirito di che cosa? Che ho sentito che tu c'è quello della giustizia, c'è quello della pigrizia, c'è quello della... Anche qua ho visto più spiriti in giro per il mondo che nella Torre dei Maghi. È uno spirito della sporcizia. Della curiosità. C'è pure... No, aspetta. Ogni emozione umana ha uno spirito. Ma la curiosità non è un'emozione. Secondo i vostri standard. E quindi sei curioso? Sì, ero curioso di sapere cosa avrebbe combinato un elfo con la barba, l'unico che sia mai esistito. Non so, il migliore. Che curiosità del cazzo! Curiosità e curiosità, insomma. Beh, se la sta cavando bene, ora che addirittura l'altro... Che fine ha fatto quell'antipatico? Ah, temo che la sua anima sia nell'oblio persa per sempre. Peccato! Beh, peccato, è brutto. Hai fatto la battuta, però è brutta questa cosa dell'oblio. Cioè, ma perché? È colpa tua? Cioè, nel senso, no, io solo ho sfruttato l'occasione. Penso sia colpa della stanza. A proposito della stanza, c'è ancora la pietra? Qua, no? Sì. Ti puoi spostare un secondo un po' più a destra? Anzi, la mia destra, la tua sinistra. Sì, sono curioso di vedere come andrà a finire. Io quello natura ha fatto danni l'ultima volta. Cazzo, che memoria che c'ho, dopo un passato 6 mesi. Cosa vogliamo fare con gli basta. Gli elfi. Colpisci il forse. Colpisci. Con stunt. Da with 3. Stunt. Faccio quello che fa. Tiro. Faccio quello che fa. Danno. Imita in pratica. 9 danni. Più stunt. Si può fare il crashing blow con la 14. Ok, infrangi anche questo ricciolo. Cecchino. Sì, ma scusate, quando rompiamo quella roba, gli elfi sotto muoiono. È la vita. In un certo senso, in un altro senso sono liberati. Ecco, guardiamola in quell'altro senso, Katog. Ma no, ma perché? Come anche il tizio che mi stava antipatico, adesso è libero. Allora, in questo momento è filosofo. Ho liberato anche quello che ho strappato il cervello. È simpatico questo. Bene, sono contento che questo sia simpatico, perché l'altra volta era stato un po' faticoso. Beh, l'altro era uno spirito, cos'era, della giustizia. Quindi era tutto, sono la giustizia, non rubo, no, i soldi non mi interessano. Parlavo dell'elfo personale oblio, che non era simpatici. Ma chi se ne frega dell'elfo, cioè. C'è un'altra stanza, no? No, ce n'erano due sole. No, ce n'erano tre. Esatto. Ma non... Scusa un attimo, Katog, permetti? Cioè, certo. Ok. Rubo del sangue. Ecco, grazie. Cominciamo a cancellare questa. E mi lancio Rock Armor da 5 mana e dura 3 ore. Mi puoi dire quanto sangue mi rubi? 5. Oh, grazie. Se vi state domandando se ci sono altri elfi anche nella prossima stanza. Hai visto con chi ho l'armatura ora? Fico. Vabbè, provo a... 8. Sti cazzo. Mica male. Tutto questo un po' pesante. Tutto questo con due goccioline di sangue, mica male. Ma il tuo sangue è forte. Certo, non come quegli elfi che io vorrei salvare, sinceramente, quelli che... Ma non possiamo salvarli, dobbiamo distruggere la gemma e lasciarli morire, lasciarli andare nell'oblio, come giusto che sia. Vero? C'hanno delle cose... Vedi che questo mi sta simpatico. A meno che non ci sia un altro modo per salvarli di cui io non sono a conoscenza. Dopotutto sono stato abbastanza... chiuso nello stesso posto. E se non lo sa uno spirito della curiosità, cosa chi può saperlo? Richard.
Sì. Tu ne sai qualcosa? No, no, sto osservando. Sei un lurker. Poi dicono che non so trattare con la gente. Vedi, questo è simpatico. Questo sa trattare con la gente. E quindi di conseguenza. Beh, allora se non possiamo liberarli, uccidiamoli liberandoli, quello che dite voi, d'accordo. Poi gli dico un discorso. Va bene. L'importante è che Locklear non si avvicini troppo. A chi? A loro? Mica sono alla gemma. Mica sono scemo come quell'altra. Ah, no, no, figuriamoci, certo. Beh, se volete la rompo io. A craniate. Vado a rompere l'ultima. No, perché a craniate? Usa l'ascia. Ma se si spunti. Poi sì, il filo. Un pugno. Va bene. Metti che ti si infila nella fronte. Ah, giusto. Ho visto demoni nascere in questo modo. Sarei bellissimo. Avrei un diadema meraviglioso in mezzo alle corna. Stand aside. D'accordo. In realtà uso una delle. Cioè, uso. La spada. La spada bastarda che ho in mano. È così che è nato Diablo. Devo fare il tiro per colpire. Ho fatto il tiro per colpire. Niente delle rocce? Penso di aver preso. Lo prendi. D'accordo. Allora la spada. Facco destro 10 più 9 in realtà. 19 danni. 19. Infrange anche questo cristallo. Crash. Io e faccio, quando distruggi, faccio il segno degli elfi. Quando distruggi. Qual è il segno degli elfi? Non lo so. È un dito alzato. Degli elfi. Mi gratto la barba. Il famoso segno degli elfi. Certo, tutti gli elfi. E poi sarà questo. Tutti gli elfi, tutti gli elfi. Quando distruggi il cristallo, sentite provenire in lontananza da dei cunicoli che non riuscite a capire, perché come ci insegna Super Mario Bros. Il film, l'acustica esatto. Dei cunicoli è non è precisa. E se sono insegnamenti da trarre da quel film? L'unico insegnamento che ci può dare quel film. Oppure alcune lezioni riguardo agli ascensori. E che Mario e Luigi Mario sono tre persone diverse. Esatto. Sentite provenire una strana musica. È abbastanza fastidiosa per tutti quanti, tranne che per Locklear. Qualcuno sta suonando qualcosa di carino. C'è anche gente che sa suonare qui. Beh, oddio, abbiamo gusti diversi. Ah, aspettate, che questi sono morti, gli devo. Questi elfi erano persone, dormivano nei macchinari e avevano cose piantate in testa. Non li conoscevo, probabilmente bella gente. Erano mezzi elfi, non avevano la barba. Ah, mezzi, giusto. Questi erano mezzi dal... Erano elfi. Elfi, non confondetemi, stavo facendo un discorso. Non sei curioso di vedere come lui apprende queste cose? Ho già visto come lui apprende. Basta dargli del cibo. Erano elfi, allunga una una razione. Guardo male. Probabilmente elfi. Comunque, elfi. Adesso parto col dolore. Io ti rimpasto negativo. Esatto. Comunque, discorso finito, possiamo andare avanti. Ma conosci questo posto? No, non l'ho mai visto. Ma e perché hai preso il corpo di questo tizio? Eri qua in giro? Ero con te. Sì, ok, qui in giro. La lucina? Da no. Che ci no, la lucina, quella che è entrata nel corpo del morto. Sì. Quella lì. No, quella l'ho evocata io. Appunto. Magia base? No. Ma sì, è magietta del cazzo. È una magia base, ma sfrutta uno spirito. Sono con te dal tuo tormento. Ma io ho imparato a usarla nell'ultimo mese. Diciamo che hai lasciato abbastanza perdere parte dei tuoi se studi. Se sei con me dal mio tormento, hai sbagliato proprio persona da seguire, visto che nel mio tormento non c'è successo assolutamente nulla. So che ti piace ricordarlo così e andrà bene così. È curiosamente stupido. Ma che io? Che curioso. Sono spiritello curioso. Ma sentite, è una cosa che abbiamo in comune. Prima di proseguire, perché non ci fermiamo un po' più indietro? Ah, beh, sì, mangiamo potreste qualcosa, anche riposiamo. Sistemarvi e riposare. Io starei attento perché dopo aver distrutto tre dei cristalli che alimentavano qualche cosa, sicuramente chi li ha messi qua sa che siete arrivati. Magari era il frigorifero, magari va male tutto. Magari dobbiamo... Cos'è un frigorifero? Non lo so, c'era nel Kun. Era... è una funzione del Kun. Ma sì. Forse ne ho sentito parlare a Orlé. Refrigeratore. sì, quindi andiamo avanti a distruggere tutto? Beh, è una cosa che va benissimo. Io sono un po' scarico in realtà. Sono un po' stanchino. C'hai le pille scariche. Sono un po' stanchino. Vuoi che ti porto in spalla? Il caricatore.
Ti porto in spalla. Però sono scomodo, sono tutto, sono il capro d'acciaio, sono tutto d'acciaio. Di poter dormire con comodo. Aspetta, aspetta, ho un'idea fantastica. Stendiamo una maca da me a Richard e andiamo avanti stando a... per 8 ore. Beh, a me non dà fastidio. Beh, insomma, a me non so quanto siano grossi questi cunicoli, potrebbero non durare 8 ore. Ah, giusto. Sarebbe interessante scoprirlo. Beh, ma noi adesso quando usciamo da qui dobbiamo andare a picchiare il solito Clisius, quello lì. E... no, ma siamo lontani da Clisius qua. No? No, sì. Mi pare. Sì. Come potrei sapere? Sì, fidiamoci di Nuclear. Noi sapevamo che dovevamo andare in quella direzione lì, ci siamo andati e... E all'ingresso di queste caverne c'era un bivio, voi siete andati a destra. Chissà cosa c'era a sinistra. A sinistra qualcosa, in realtà qualcosa aveva visto Richard a sinistra, però poi è tornato perché ci stavano attaccando. No, io mi ricordo che a sinistra c'era una brutta, brutta, brutta cosa. Infatti, sì, non mi ricordo. Ho questa vaga memoria anch'io. La Carrachi, cos'era? Non mi ricordo. Boh, mi ricordo che era una brutta, brutta, brutta sensazione. C'era una sensazione che i custodi grigi percepivano, cioè tutti voi. Ah, di, da cuccarini. Di hai ragione, no, è vero, è vero, è vero. Avevamo detto non andiamo di là perché qua c'è la side, c'è sicuramente l'oggetto che ci servirà per uccidere Clisius. Invece no, c'era semplicemente. Quindi andiamo avanti, finiamo le stanze e poi ci riposiamo. Prima di andare nel bivio a sinistra. È il modo in cui si fa Dragon Age, va bene. Così. E avrei detto anche il modo in cui che si fa da, aspetta, da esempi di Baldur. Aspetta, però, spirito, puoi salvare? No. Peccato. Ma peraltro quando noi ci guardiamo nella bisaccia il mondo va in pausa, si ferma. No, ma se sì. Tabbo e vado nella cartella e copio il salvataggio non funziona. Non queste, come si dice, questa terminologia da maghi, non vi capisco mai. Beh, no, se vogliamo riposare... Beh, andiamo avanti, qua prosegue, se si ricongiunge di là riposiamo prima. Appena troviamo un posto difendibile, mm-hmm. Tu dormi e io sto sveglio e faccio la guardia, tanto io non sono stanco. Va bene. Beh, ma andiamo avanti... Richard a questo punto. Ah, sì, va bene. Ah? Chi? Io? Mi sembra adeguato. Siete sicuri? Non mi sta trovando molto a mio agio qui sotto. Nessuno. Prima esploriamo, prima usciamo. Dai, vado avanti io. Vado avanti io. Mi sembra un'ottima idea. Dai, vado avanti io. C'ho la faccia proprio per dire, tanto sapevo che cato che andava avanti lui al posto mio. Io vado avanti, non faccio... Vabbè, in realtà non è che non faccio proprio nessun tentativo per nascondermi, evito di proprio di fare un sacco di chiasso e baccano. Quindi faccio un tiro di... Quindi stai muovendo furtivo o silenziosamente? Sto cercando di... cioè, è diverso. In realtà no, mi sto muovendo silenziosamente, okay. Non sto cercando di nascondermi, anche perché sono alto 2,80 m, non penso che... No, semplicemente scusate, sto evitando... un secondo. Manto, che cazzo stai facendo? Ti sta masturbando, Manto, la smetti? Mentre è in remoto, lui fa tutte queste cosacce. Sentite un rumore strano per caso? Sentiamo è metallo, così, in prima battuta. È la palla del ventilatore al soffitto, scusate, la spengo. No, basta sapere cos'è. Cos'è? La palla del ventilatore a soffitto. A soffitto. Okay. Non sto facendo l'elicottero. Ora la spengo, mi tiro sui pantaloni e la spengo. No, veramente sto in mutande che fa caldo. Però... meglio con che senza, dai Manto. Intanto faccio questo tiro. E vi dico che potrebbe passare da qua un bambino molto piccolo, quindi limitiamo il metallo al minimo necessario. Perfetto. Okay. Io ho fatto 6, 12, 18, 19, 20... Ok. E con 2 stunt, che vuol dire che di muoversi silenziosamente. Sì, sì. Pare tutto tranquillo, almeno nessuno pare aver notato. Lo seguo silenziosamente. 11 più 0. Io sono agile e forte. Io 15. Cioè Katog è il più silenzioso di voi. Sì. Siete seri. Ma a me c'è l'armatura che pesa. A me c'è la caga che pesa. Beh, vado avanti con i miei piedi felpati. Da pelosi. Che parte però? Perché torni verso dove siete arrivati o no. Prosegui nel corridoio? Io voglio finire ad esplorare, cioè io sto andando dritto dalla parte opposta. Che non avevate ancora visto. Esatto, okay. Però da questa parte qua. Dritto non nel corridoio a sinistra, dritto di questa, dritto, da questa parte. Dritto, prima stanza, seconda stanza, terza stanza e quindi via, tu dici che sei con me dal tormento? Sì. Mi spiace, ho detto.
Beh, ma è stato interessante alcuni tuoi ragionamenti. Quindi tu capisci che mentre andiamo avanti il mio studio è fondamentale. Sono interessato, non so se sia. Pensa se dovesse funzionare come penso io. Quanto cambierebbe il mondo? Soprattutto adesso che hai un corpo, dovresti divertirti. Non ho idea, non è il mio corpo, non ho le funzioni vitali di questo corpo. Beh, e quindi quanto puoi stare? Quanto voglio. Credo. Puoi vedere tutto dal punto di vista di un mezzelfo. Elfo. D'ora in poi si riferirà solo agli elfi puri come elfi. Staremo a vedere, sono curioso anche di questo. Tanto sbattete quasi contro la mia schiena perché mi sono fermato con la luce, una luce di curiosità accesa negli occhi. Gli dico, allora mi hai visto combattere? Perché io sono silenzioso. Mi hai visto combattere? Sì. Sono il miglior combattente che hai visto combattere. Beh, se era con me... Sei un ottimo combattente. Sarei curioso di vederti combattere contro qualcosa di ancora più grosso. Di lui o di quello che ha già combattuto? Di quello che ha già combattuto. Voglio sapere se sono il migliore. E non saprei. Uno spirito della curiosità dovrebbe... Sì, sei il migliore. Sono uno spirito della curiosità, non della conoscenza. Beh, ma sei il migliore, se lui era con me dal tormento, ha visto solo te. Gatto che si spreme, si vede che fa fatichissimo. Cioè, se è qui da... Quant'era il mio tormento? Quanti anni fa? Un anno fa, tipo? Un paio d'anni fa. Se è qui da un paio d'anni, tu sei il combattente più forte che io abbia mai visto, e quindi anche per lui, probabilmente. E magari ha visto magari qualcosa... qualche spirito. Magari però... ha visto qualcosa prima, di più forte. Ma non saprei compararlo. L'unico modo per essere sicuri sarebbe far combattere te contro questo qualcosa. In ogni caso sarebbe interessante vedere che cosa c'è lì più avanti. Ah beh sì, proseguo, vado avanti. E niente, ovviamente non vado completamente dritto per dritto. Non cerco di nascondermi, però se c'è un, cosa ne so, un bivio o una curva, sbircio prima. In realtà pochi metri dopo l'ultima stanza che avete esplorato. Sì, però ricordati, sta attento che la curiosità ha ucciso il Dalish. Ok, stai attento tu. Io non sono un Dalish. Io non sono curioso. Proseguendo, pochi metri dopo la stanza, sì. il corridoio diventa molto più facile per nascondersi. Ok. Perché smette di essere scavato tipo nani con le pareti dritte, ben curate, e diventa una grotta più naturale. Ok. Non mi piace. Posso togliermi la scatola di cartone, quindi? Sì, avanzando, la sensazione brutta che avevate avuto all'ingresso... Torna a farsi sentire. Non mi piace. Non mi piace per niente. Vabbè, ritiriamo giù. Però non ritiriamoci, sentite... Ritiriamoci, sì. Non ho idea. No, ritiriamo giù. Non sentite nemmeno una vera presenza di prole oscura. C'è una brutta sensazione. È più voglia di qualcosa di buono. Esatto, è più voglia di qualcosa di buono. C'è una strana sensazione, un bagno di sudore. È il tuo corpo che cambia. Gli spunta la barba. Esatto, okay. È la maledizione di Locklear. Sì, io, dato che i cunari possono avere la barba, a me cresce sui lobi delle orecchie, tipo una cosa orribile. Vai avanti, Cato, dai. Sto andando. Sei fermo da 10 minuti. Vedi in lontananza la caverna, che è leggermente illuminata di rosso. Sempre roba rossa. No, i proli oscura non sono rossi. Qui è l'Irium, sì, però. Ah, beh, sì. Hanno colorato le lampadine. No, è l'Irium. Dici. Ah, vabbè, l'Irium non è pericoloso. A meno che non abbiano inventato l'elettricità. Che dite, continuo mago. Furtivo? Siamo furtivi, sì. Ah! Dico sempre. Oh, porco Giuda. Cosa devo fare? Me l'avete insegnato alla puntata 4. Sì, certo, vado avanti. Caricando in questa caverna. Io faccio un facepalm e lo seguo. È perché è rinforzo positivo, mi avete insegnato la cosa, mi si è piantata nella una testa. Una razione alla volta. Sì. Prosegui, il corridoio non è ancora lunghissimo e dopo qualche metro, fai una quindicina di metri però abbastanza arzigogolati, ti ritrovi in una caverna gigantesca. Più grossa della fortezza della veglia da cui siete partiti. E la Madonna, ma della fortezza della veglia nella sua interezza? Sì. E la Madonna. Che va verso il basso. Voi siete praticamente nella parte più alta e c'è un precipizio che scende verso il basso. Riesci a fermarti in tempo. Perfetto. E la grotta è molto illuminata di rosso. Oltre a qualche sparso cristallo sulle pareti, ti sembra di vedere un... cioè... vedi che c'è questo gigantesco cristallo rosso al centro della caverna. Ma tipo meteorite? Tipo meteorite, ma fatemi una prova di percezione. Vabbè, Seeing?
Sì. Bene. Io ritiro. Ah, aspetta, posso ritirare se fallisco. Meglio. 10. 14. Allora, aiuto. Ce la fai. No, non ce la fai. Devi tirare 3 dadi. Ok, allora ho fatto, vediamo, sì, in perception in tutto 7, quindi ho fatto 18. Ok, a parte lo clear, tu e Richard vi rendete conto che quell'enorme pietrone che c'è al centro della caverna ha una forma come se fosse quella di una testa. Ma una testa di cosa? Sembra il teschio di qualche cosa. Ah, il teschio. Ma sì, ma aspetta, di qualche cosa di rettiloide, di qualche cosa di umanoide, di mammiferoide? No, di umanoide più o meno. Non sembra il teschio di un drago. Non ti ricorda vagamente le sculture di un riti macabri? A me ricorda una persona idrocefala. Ma queste parole idro che? Ma sono rimembranze del culo. Vuol dire che respinge l'acqua? No, vuol dire che ha bevuto, ha fatto un keg stand. Vabbè, fa niente. Comunque che ci è rimasta l'acqua nella testa. È grossa, ma scusa, grossa quanto? Grossa 10 metri. La testa, sì, è larga più o meno come il mastio della fortezza. Osti. Ma sembra scolpita? Sì. No, da come è fatta ti sembra che sia un teschio su cui è cresciuto il lirium rosso. Un teschio di qualcosa di molto grosso? Di qualcosa grosso come la fortezza della veglia. Io mi volto verso Richard e gli dico... La testa grossa come la fortezza, quindi il suo insieme probabilmente era più grosso. Mi volto verso Richard e gli faccio chissà che minchia enorme. Ma io penso di aver lasciato la bancarella sul fuoco. Io ho dimenticato il lirium rosso a scuola. Vabbè, ma tanto mica dobbiamo scendere, cioè poi questa roba mi sembra morta. Lancio curiosamente non ho mai visto un affare di queste dimensioni di questo colore. Beh, no, è non rosso, di queste dimensioni, questo, di questo colore, cosa sarebbe? Questo è metallo. È rosso perché è irritato, cioè il lirium. Continua a essere metallo. Io gli lancio un sassolino. Plink. Niente. Non c'è reazione. Boh. Mi sembra. Ma c'è un modo di scendere? O è proprio un precipizio? Ma che scendiamo a fare? Sembra un precipizio, probabilmente ci sono un po' di appigli per scendere. Ma chissà cosa c'è di sotto, a parte la testa. Io provo a sparare col bastone della natura. Vai. Piu piu. Piu. Colpisci 18, 20. Un cristallo di quelli sul teschio. Certo, che hai il letto facile. Cioè, infrangi il pezzo di cristallo, ma non c'è una reazione più e importante. Sembra lirium? Sì. È un bel po' di lirium. Io per far passare lo stress comincio a suonare. Cosa stai facendo? Ah, adesso è cambiata la musica, adesso è una musica di merda. Sì. Ah, scusa Richard. Mm. Non pensavo fossi tu. Beh, ma sentite, allora andiamo di là e uccidiamo Acrisius e basta. Facciamo prima. A sto punto. Beh, io dovrei riposare se vogliamo uccidere Acrisius. Beh, direi che potremmo anche fermarci qui e riposare qui. Infine, no, da baratro non verrà nessuno. Io non credo sia proprio il caso. Io non ho molte esperienze di tattica militare, però dormire sul baratro, che basta che qualcuno arriva e ci spinge. Ma soprattutto così vicino al lirium rosso. Ma chi se ne frega del lirium, però? Oh, sì, come chi se ne frega del lirium? Guarda, questo qua è mortale, se lo trovo. E poi se non ti ammazza la caduta, ti ammazza il lirium. Andiamo. Parte, tipo nelle camere adesso degli elfi, che è rotto il cristallo, c'è... io là non ci entro per sicurezza, piuttosto torniamo indietro e riposiamo fuori. Usciamo, ci sta tanto bene, c'è un po' di aria film. Aperta, tornate indietro, la porta è aperta. Ah, mentre andiamo via, io faccio un tiro di, penso, cunning. Voglio, cioè, penso se per caso, non so, nelle storie che si raccontavano nel Kun c'era per caso qualche racconto riferito a una testa gigante rossa sepolta sotto qualche cosa mitologica. Ah, esatto, a proposito, a me viene in mente invece, magari con mostri eccetera, se esistono mostri conosciuti che possono avere un cranio così grosso. Tirate tutti e ditemi cosa fate. 14 ho fatto, perché cunning ho 2. Può essere history? Può essere... O conoscenze natura? O storia o...
storia. Basta. 11, 14, 19. A te del Kun non risulta assolutamente niente. Mi ricordo solo le poesie. Io esatto. Sapevo solo se sono esistite, cioè se esistono mostri così grossi che si possono incontrare nel mondo. No, non esistono al momento. Si racconta che una volta esistessero, prima che gli umani arrivassero sul Tedas, dei titani. Ok, quindi non è che è un drago, perché il drago è la cosa più grossa che c'è di là. Questo è molto più grosso di un drago, ma al momento, se sono mai esistiti i titani, non se ne sono mai visti. Un essere umano non li ha mai visti e nei libri della torre del circolo dove sei stato tu non ce n'è traccia. Potrebbe essere un titano, dico, lo spirito. Non so, è possibile. Fico, sarebbe figo vederlo senza Willirium. Chissà quanto vale il suo teschio. Se riuscissimo a portarlo attraverso un Eluvian. È un po' grosso. Potrei provare a pensare a un incantesimo per, mentre andiamo, ma un incantesimo per rimpicciolirlo. Ma fai una cosa, scusa, fai una cosa a lungo termine. Lo fai diventare un'attrazione turistica, fai pagare il biglietto per vederlo. Scusa, ma rimpicciolirlo, poi cosa fai? Vendi la bambolina di un titano? No, poi la ringrandisci. Lo fai tornare normale. Ok. E lo mettiamo sopra la nostra fortezza. Deve essere grossa la fortezza. E ce l'abbiamo. Beh, ma cioè, abbiamo la fortezza dell'Inquisizione. Ma è più piccola del titano, guarda. No, lì. Dai. La cosa dell'Inquisizione è più grande della fortezza della veglia. Tutto là il complesso. Più o meno uguale. Riusciremo a mettercelo sopra? No. Ci costruiamo una città. Nah. Troppo. Che altro non c'è modo di portarlo fuori da qua. Beh, i nani. Gli facciamo aprire le gallerie. Vendiamo la dimora il castello dell'Inquisizione. E paghiamo dei nani per portare indietro. Sei i primi che hanno riportato una cosa del genere. Gli diciamo che tu l'hai ucciso, Katog. No, non si dicono bugie su quello che ho ucciso io. Quello che ho ucciso l'ho ucciso, quello che non ho ucciso non l'ho ucciso. E chi ti dice che tu non l'abbia ucciso questo? Questa è una bella domanda. È vero. Forse mentre dormivo. Forse non me ne sono accorto. Andiamo verso il fuori. Ma Locklear, perché devi convincerlo di ste cose? Chi lo sa che magari stavo sono camminando. Sono curioso. Lui mi ha visto, è inciampato. Non c'è lo spirito, quello spirito è parte di te. Allora. Ma pensaci bene, se uno inciampa e cade da così in alto, è chiaro che muore. Magari mi ha visto, è inciampato. Possibile? Possibile. Mi sembra possibile. Anzi, quasi probabile. Vabbè. Su dai, quasi probabile ci sarebbe da discutere, però... Chi sono io per giudicare? Uno spirito della curiosità. Spirito della curiosità, esatto. Mi ha detto. Non sono qui, non sono uno spirito del giudizio. Del giudizio, giusto. Ah, c'è anche quello. Ovvio. Quindi c'è anche uno spirito della pubertà? No. Quello è uno stato fisico di voi. Dei ragazzini. Transitorio, fortunatamente. Ho fatto brutte cose. Allora, se riposiamo, andiamo a uccidere Acclesius, perché io qua sto cominciando a stufarmi. Cioè. Quindi c'è uno spirito della Schadenfreude? Possibile, non l'ho mai incontrato. Anche della Frau Blücher. Ma quindi a me mi si sente male, sono triste per questo. No, su Spreaker ti si dovrebbe sentire bene. Su YouTube che ci si sente male, ma dovrei mettere in pausa tutto per scoprire perché e quindi noi andremo a... Ascoltateci su Spreaker. No. Manto, ascoltaci su Spreaker. È vero, puoi farlo. Bravo. Avevo sentito il fatto io che ero bello, sento da Dio, lo sento abbastanza. Il problema mio è che il nostro muccone a volte mi si rivolge e io non capisco cosa mi stia dicendo. No, ma quello è lui che parla. Ma no, ma come? Ma perché parlo? Il problema è che il mixer qua si è resettato e quindi abbiamo reimpostato delle impostazioni precedenti e non tutto passa da un solo canale USB. Sono arrivati dei coboldi. Coboldi! Adesso mettermi a scoprire come rimettere tutto sul unico canale USB non mi pare il caso. Quindi proseguiamo, voi stavate riposando. No, andiamo fuori per riposare perché dobbiamo affrontare. No, stavate andando grossa. Fuori allora. Sì. Non eravate ancora fuori. Siamo arrivati fuori? No. Va bene. Perché mano a mano che vi avvicinate al bivio dell'ingresso, sentite invece qua proprio la presenza di prole oscura che... si avvicinano. Lascio e accetto l'accetta. Lancio armi telecinetiche. Estraete le armi, dico. Beh, io ce l'ho già in mano, non è problema. E poi lo lancio.
Oddio mio. Io mi nascondo dietro Katog. Sei un bilico. Ma tutti, perché tutti si nascondono dietro Katog? È vero che c'è spazio, però. Sei grosso e la gente ti usa come muro. Va bene. Lo lancio per 2 minuti. Quindi lo lanci per 2 minuti. Però un minuto lo lancio per ah, durata 2. Ah, ok. L'incantesimo. Io prendo, 19, prendo un po' di sangue da Katog. 5. Me ne fanno di meno di prova oscura. Qualcuno gentilmente nel frattempo può vedere il livello master di Shadow sulla mia scheda lì, perché non l'ho trovato da nessun'altra parte. Sulla scheda no, ma sul manuale sì. Ah, sul manuale va benissimo. Non ho proprio memoria zero su cosa faccio. Noi ci andiamo avanti se c'è gente da colpire, da abbattere. Ah, ci mancherebbe altro. Io prendo, mi guardo attorno attentamente, ma proseguo avanti almeno 3-4 passi avanti agli altri. Master. Master. Quando fai backstab a qualcuno mentre sei in ombra, aggiungi il tuo modificatore di cunning al danno. Ok. Gli altri ce li hai segnati? Sì. Sì, 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 era soltanto questo qua che mi mancava. Boh. E Katog, quindi Io avanzi verso, sì sì, impavido verso, anzi io sento, cerco proprio di ascoltare la mia sensazione e dirigermi direttamente verso il pericolo. Ok. Quando arrivi più verso il bivio, ti rendi conto che i proli oscura sono sulla sinistra, quindi sul lato dell'ingresso della caverna. Ok. Vi hanno tagliato l'uscita in qualche modo, quindi ho sfondate attraverso. Taglia loro. Perfetto, è quello, penso che è quello che farò. O sfondate attraverso o trovate delle vie alternative. Sfondare attraverso è una via che per me risulta molto percorribile. Quanti sono? Cosa sono? Non li vedi, però puoi fare una prova di percezione per capire se capisci quanti sono. Così stai solo capendo che c'è qualcosa. Ho fatto, guarda, 13 più 7, quindi... Sono 4 molto grossi. Molto grossi. Ma molto grossi ogre o molto grossi alfa? Molto grossi ogre. Porca. Davvero? Sì. Mi ricordo che mi aveva dato tanti schiaffi. Non mi interessa, io non provo paura. E quindi... No, sicuro? Sì. Non prova paura, prova cacarella. È una cosa diversa, è il coraggio della paura, come diceva Totò. Quindi carico il primo. Ovviamente okay. Vado in ira. Allora. Dai colpi che senti? Mentre, aspetta, mentre per caso carico. Abbiamo fatto iniziativa di mezzo. Non perso. Ancora? Era un attacco in sorpresa perché stava caricando. Se è di sorpresa, io corro dietro Katog. Ok. Quello che stavo dicendo è che quando correte verso questi ogre, sentite delle vibrazioni nel terreno, perché questi ogre stanno pestando duro contro i muri. Ah, stanno suonando la macarena? No, probabilmente stanno cercando di far crollare l'ingresso. L'ingresso? Oh, molto bene. Allora, vediamo di ucciderli prima. Vediamo di ucciderli prima. Vai. Che possano riuscirci. Allora, ho fatto ho colpito tipo la 20, va bene. Sì, sul colpire è difficile che infatti, tu li manchi, non devo fare fumble. Che... Ok. Allora, 11, 12, 13 sono dai pro oscura? Sì. 13 più 25. Danni? Sì. Vedi che la tua spada taglia bene in profondità la spalla uno di questi ogre. Mi sento soddisfatto. Che si gira immediatamente verso di te e a questo punto facciamo l'iniziativa. Perfetto. Che schifo. Mannaggia. Allora. Richard? Allora, 12, 13, era più destrezza o più cosa? Aspetta, l'iniziativa. Più destrezza, più se hai il focus. Quindi 19. 15. E in teoria avrei fatto anche stunt, però su iniziativa mi sa che no. Lo clear, purtroppo per voi, in questo combattimento, sta riposando in un angolo. Gliela ritiro? Tiragliela. Tra l'allero?
Ah no, eccolo qua. Prego. Eccomi, che devo tirare? A te l'iniziativa. Cosa c'è? Quattro ogre. Sì, che stanno cercando di buttare giù l'ingresso. Hold the door. Trova un modor. Trova un modor. Che è successo? Non ci posso credere. 13 e 18. Ha fatto come me che ho tirato 1-1. No, hai fatto di meno. Meno male. Ma il primo è pur sempre Richard. Eh beh, Richard è libero di nascondersi pusillanimemente, che sono nascosto dietro le spalle del nostro bellissimo Catog. Mm-hmm. Sì. Sguiscio al fianco dell'ogre. Mm-hmm. E gli ogre sono grossi, oh. Sono molto grossi. L'ultima volta uno ci ha dato abbastanza sganassone. Ma li devo bloccare? No, perché altrimenti rimangono lì fino a qua. Ah no, e... aspetta però, in realtà potresti bloccarne uno all'ingresso. Sì, perché sta cercando di buttare giù la porta, l'ingresso. Nel cunicolo ce ne stanno due. Beh, se già ne blocchi due e mezzo, ci concentriamo. Ma in realtà basterebbe l'altro che... deve sgusciare. Attacchi di opportunità. Non ci sono gli attacchi di opportunità. Però se ne blocchi due loro, cioè, e gli altri due li faccio blocco. Ne blocchi uno, posso concentrarmi su quelli che avanzano. Tanto in due round non penso che ne ammazzo uno. No. Allora... Beh, oddio, se continui come prima, forse. E comunque gli tiro una bella mazzata in me sulle rotule. Ok. Proprio easy. Vediamo quanti uno faccio. Nessuno. Adesso faccio tirare. Ed è uno stand da 6. Per colpire. Mo te li passo. 16 più 8. Aspetta, bravo. 9 più 9. Quando te lo dice lui? 25. Ok. Vale per me. No. Vale per mio Dio. Tommaso è diventato un giocatore. Può tirare sempre lui. Tommaso è diventato il nostro giocatore preferito. Ha tirato un 17 con 5 di stunt. Ho tirato un 17 con 5 stunt. Questo è il tiro per dopo. Anyway, sì. Perché quando tirano per me, tirano così? Per bilanciare il karma. Fratello grande ha fatto 6-5-6 con 3 dadi. L'altro 2-1-2. Quello piccolo 1-2-1. Però, quanti danni gli fai? Allora, il primo attacco sono 15 danni. Ok. Poi, con uno stunt, faccio il secondo attacco. Mm-hmm. Andiamo. E dentro, sì, però senza nessun altro stunt, questo purtroppo. Cioè, dimmi quanto devo fare perché così te lo dico, però qua sono 5, 10, 20, 23. Danni. Danni. Quindi sono che schifo di tiro. Danni. Danni. Che schifo. Danni. Sono altri 9 danni. Oh. Sì, Pietro, Pietro esattamente. È esattamente quello. Abbiamo il motivo. Abbiamo mandato via manto perché ci sarebbero stati i bambini. Hanno fatto bene, ma molto bene. E a questo punto mi rimangono altri 4 stunt. Con uno stunt 6 ore mi prendo la 6 ore quella... per fare 12 danni, cioè. Muoiono di vecchiaia. No, ho fatto 24 quanto danni. Campa un ogre? Me ne hai fatti 10 in realtà. Ok, quanto campa un ogre? Va bene, allora mi prendo Pierce, che costa 0 per tutti e 2 gli attacchi. Non me lo potevi dire prima. Ormai. 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 No, per un solo attacco posso prenderle, giusto. E allora. Per il 15 ovviamente. Posso mettere le cuffie. No, non ancora finito. Ancora, okay. Siamo a metà più o meno. Addio, con l'altra mi nascondo quella che mi fa nascondermi in Shadow of Armatura per il prossimo turno. Ero ironico io, invece è vero. Siamo a metà per davvero. Sono 25. Fammi degli istanti che mi ha fatto Tommaso. Con 5, con i restanti 2 stunt, che cazzo posso fare? I restanti con altri 2 stunt? Su che cosa? Nessuno mi dà nessun suggerimento. Mi prendo uno stunt di difesa. Prendo anche un altro più 2. Quindi per il prossimo turno, per colpirmi, devono fare 26. L'hai segnato il più 8 ai danni? No, quindi c'è un più 8 a 2 attacchi, quindi altri 16 danni. Fatica.
Non so se ci sarà il boss finale, sapete. Dammi un attimo che rientro nel mood di Dragon Age. Beh, vita che il boss finale basta che sia basta, che sia, basta che sia un insegnante di matematica che ci interroga. È semplice il boss finale. Ok. Locklear. Locklear, questi bei 5 stunt. Ci pensa un attimo e lancerà di... Con... Te lo dico subito perché l'altro era, non mi ricordo quanto costa. Siamo... Standard step. Questa sera siamo on fire. Posso fare un'altra spell. Quindi faccio due spell. Si lamenta di manto. Faccio due spell. Con la prima faccio Blood Wound agli ogre. Bravo. Sacche di sangue. Devono fare un tiro sulla costituzione. Stamina. Stamina. E la CD quant'è? Hanno fatto 20. Il tuo power. Non so se basta. Penso che sia il tuo. Forse al pelo. Power magic, quel che è. Perché non te lo sei mai segnato? Perché da qualche parte ce l'ho segnato, non so dove però. Comunque in genere dovrebbe essere, se non ricordo male, 8 più il tuo magic. 8? Come la quinta? O 10? Io mi ricordo che l'ultima volta era tipo 18, una cosa no, del è genere. 10 più il magic. Esatto. Peccato, 20. Ce la fa. Era 20 la CD, tutti e tre devono farlo. Questo ho fatto di più. E questo ho fatto ancora di più. Quindi vabbè, prendono dei danni e con l'altro faccio rejuvenation con la fast su di lui, rubandogli il sangue proprio per questa. Al solito. Due. E ti curo di esatto. Due. Lascio così allora. Sì. Cancello 8 e no. Poi 10. Io poi faccio la foto al buco che c'è nella scheda. Comunque Luca si offre di fare il boss finale, essendo lui professore. No, ma quanto male ti sto facendo. Cioè, tu veramente riesci ad ascoltare me che cerco di fare le addizioni. Beh, ha ascoltato Jacopo per 3 stagioni. Ok. Ciao Jacopo. ma non so, guarda che tra Claudio e Jacopo è una bella guerra. Ho una domanda da fare a Jacopo per quando sarà qua. Ma 5 più 8? 3 di 6 di 3 di. Che era con l'ultimo punto mi il suo bane. Ok. Gli spezzava la schiena. Io gli ho dato di dritta, adesso gli do diverso. Aspetta, devo dare più danni. Stunt da 4. Ok, allora, con stand a 4 faccio Mighty Blow con il primo, Pierce Armor con il secondo e con 2 faccio Lightning Attack. Fai tirare a... Giusto. A Francesco. Francesco, mi tiri i danni del... Guarda qua, questo qua, tutti questi qua. Vai, Franci, tira tu. Tira. Tirali tutti. Buono, mica male. Ha recuperato bene sul tiro di prima. 11 e 4 5 e 4 15 e 2 17. 17 più 25? No. Il mio è più 8 adesso, non più 7. Più 26? 17 più 26. Sì, col primo. Pierce Armor, Gli tagli la testa e c'è Richard intanto col coltellino super potenziato dalla magia, la mazza super potenziata della magia che gli ha rotto un ginocchio. Sì, tra l'altro mi sono anche dovuto aver dimenticato 10 danni per strada, ma non fa niente. Il secondo Manto, ormai io ti darò dei danni in più a caso perché so che ti dimentichi le cose. Guarda che è imbarazzante, tira. Perché il ladro ha troppe robe che si sommano a caso a secondo delle situazioni. Col secondo colpisco. Dai, poi e tira di nuovo. Non tocca a me. E col secondo questo ritiralo perché lo posso ritirare dando una volta per attacco. Vale, è caduto. Me l'ha andata meglio prima. E sette. Faccio 7 più 26 però sempre. Quindi sai 33. Aspetta, ti devo dire i danni miei comunque. Sbavo orrendamente. Così. Sto cercando da un'ora per vedere se è di mezza. Ancora non ho mai ancora dei titani del Blood Wound. Perché non so se è di mezza. E qua è difficile trovarle perché non è in ordine alfabetico, ma sono alla fine. Io da master sceglierei unilateralmente che di mezza. Così per il fastidio. Il danno è uguale. Sono 13 danni a tutti e tre. Ok.
Visto che è arrivato dopo il danno, voglio che a quello che ho tagliato la testa spritzi il sangue tipo i film di Tarantino. Tipo Kenny il guerriero. Esatto. Tocca agli ogre. Ai ai. Penso che sia appianirando su di me. 27 di CA. Ti ricordo che ho 27 di CA. E dato che sono rimasti tre ogre, voi siete in tre. Due. Tre. Erano quattro? Eh sì. Posso prendere... Posso farmela solo? No, io posso... Ah, posso prima essere... di colpirmi devono riuscire a fare perception seeing. Uno lo fa, gli altri non ci provano nemmeno ad attaccarti. Ho fatto 15, più se Roberto non mi chiudesse tutte le volte la pagina degli ogre sarebbe più carino da parte sua. Non voglio è tutta una tattica da giocatore, esatto. 15, 17. Quant'è no, che dovevano 27. Fare? 27. Non avevi 27 di classe... No, 27 non è classe armatura, 27 è che se loro su Perception... Ok, allora in due attaccano Katog. Sbagliano, non mi possono colpire. E in due attaccano Katog, allora. E io volevo chiederti... Non no, posso perché non l'attacco, non è che non mi vedono. Ok. Ah, bene. Ma uno solo ha attaccato te, gli altri due sono andati su Katog. Ma io volevo chiedere... esatto, possono essere andati su di me invece che uno, uno e uno? Perché io mi ero messo davanti... In due su di te e uno su Richard. È così? No, in realtà era 1, 1 e 1. Io ti volevo chiedere, non possono essere venuti in due su di me, perché io mi sono andato molto avanti e li ho attaccati. Lui forse è stato dietro. E comunque noi siamo in 4. Sì, non ma perché. Vedi che Shall è rimasto molto... Molto Shall. Sono rimasto parecchio dietro. E allora ne attaccheranno in due Katog. Bene, sono contento. Io no. Allora, la 26. Niente stunt, sì. Niente stunt va bene. Il primo, il secondo... Niente stunt. Ma anche lui la 21, 22. Ah no, sì. Tra poco tocca a me, Tommy. No, non ancora. Sono 20 danni il primo. Ah, 10. E 19 il secondo. Quindi 19. Quindi 19 in tutto. 29. Signore, non mugoli. Mugoli meno. Questa è l'ogre che sta soffrendo. Dai, te li è do. Un cucciolo di ogre, poverino. L'ogrino. E... Richard. Oh, di ah, ok. Di nuovo. Ok. Di già. Di io già. Vado a fare un giro con Pokémon Go. Ok. Io allora prima di. Ecco, lo ricolpisco. Già che inizia con prima di tutto. No, vabbè, lo ricolpisco. In teoria sarei già. Sono già in backstab. In backstage. No, ho detto backstab. Sì, sì, no, è vero, figuriamoci. Oppure no? In questo caso? Non ti ha visto. Non mi ha visto? Ottimo. E allora, che tiro di merda. 5, intanto salutiamo Giorgio che è arrivato adesso. Più 2, 18. Manto, è difficile che non li prendiate. Ah, basta, vabbè, ok. 18 molto difficile che non li prendiate. Ma Luca, non puoi non fare l'operazione anche per me, scusa, a questo punto. Niente stanza, purtroppo. Quindi vuol dire che tra poco tocca a te. E sono 8, 5, 13, più 5, 18. Danni. Hai segnato ma sono 18, me? Sono 28, sono 27? No, sono 18 perché non avendo fatto stunt non posso fare un tolino, niente. È giunto quelli di Roberto? Me, giusto, più quelli di Roberto che erano 8. Sei terribile, man. Vai, Tommy, tira. Devi fare più numeri uguali possibili, più alti possibili. No, così non è. Buono, mica male, buono, mica male. Va sì, bene, sì, sì, non ti preoccupate. Anche se non rollano, l'importante è che tirano alto. Io ho fatto 4 stunt di nuovo. Quindi lancio. Non li hai fatti tu. Un'altra, li ha fatti Tommy. Tira anche questo. Tira anche questo e fai alto, che è il sangue che ti ruba lui. 3. Ah, bene. E ti curo però di 2. Come? Io sta facendo male. Bloodwound di nuovo. Ciao. Ciao, grazie. Salutiamo ciao. I tiratori Cavoli. Di dado provetti. Ma ha fatto ancora uno stand da 5, ma come? E... purtroppo per voi non tireranno più loro i dadi, è quindi un gran adesso perderete. Faccio Mighty Spell e Skillful Casting, quindi abbasso di 1 il costo e faccio un dado da 6 in più di danno, quindi prendono tutti e 4, perché lo faccio anche sul cadavere e sta ancora sanguinando, sono 6 e 8, 14 danni
E devono fare tutti il tiro salvezza. Più 10, questo fa 22. Sì. Questo no. Yeah. E questo sì. Quindi uno c'ha solo una minor. Ok. Questa cosa è potentissima, è una cosa potentissima. C'hanno un sacco loro costituzione però, Se erano tanti dazi, poi non facevano più niente per 20 anni. È bellissima veramente. 8, quindi 7 più 3 se non passi i tiri di salvezza. 4 mana mi costa. Sono rimasto a 13 mana. Katog. Sì. Due sono abbastanza feriti e uno meno. Tiro, io parto da quelli feriti. Parto da uno di quelli feriti. Quello che mi sembra più ferito. Katog spazza! E sono talmente condizionato estrai che mi metto la scopa. Esatto, e mi metto a spazzare. Vediamo quanto spazzo. Katog spazza. Tre stunt. Ricordati che ti costa uno in meno il pierce. Infatti con tre stunt faccio pierce e lightning attack. Allora, col primo faccio 10 più 26. Col che tiri a fare i dadi? Col secondo, se colpisco, ma colpisco. Con il primo ho ucciso il primo ogre. Ah, benissimo. Vado sul secondo e faccio. Lo spirito, voglio vedere che dice. Faccio 12 più 26 di nuovo. Danni. Rimane un ogre. Bene. Sono più morbidi dell'ultima volta. L'ultimo era più duro. Se faccio uno o due. È quello a cui rimane solo una minor. Due, grande. Ti immagini poi vai a combattere per fatti tuoi senza di me ti faccio armi delle cinetiche? Beh, così lo decapiti uguale, ma però con un pochino più di resistenza di... dici si è smussata la lama e passi tipo 3 giorni a filarla. Continuo a non capire. L'ogre, vedete che rimane fermo e le ferite si chiudono, ma parzialmente. Mm-hmm. Può fare una minor, eh? La sua minor è che le ferite si chiudono. E tocca a Richard. Forse. Di già, ma siete velocissimi. Sono morti allora, tutti. Mi stanno decimando gli ogre, quindi. Ma l'ogre è rimasto in piedi lì e sta decidendo cosa farne di sé e quindi è ancora la nostra mercè o ha già alzato il culo? Gli si stanno richiudendo le ferite. È bello che voi mi ascoltiate quando no, dico non è l'ascoltare, è che ogni tanto mi salta la voce, quindi era un c'è, io ti ho sentito dire c'è l'ogre che è finita lì. È una poesia Kunai. Infatti io lo si riattacco, sta come in d'autunno bellezza nelle caverne ci gli ogre. Siamo non c'è molta varietà. Preso senza stunt, che palle. Io dimmi quando tocca a me che vado di là e mi faccio tirare da Tommaso. No, ma senza stante non faccio un cacchio, sono 9 più i tuoi 8. E questa latina l'ho sentita negli intestini forte. Proprio. No, quindi cibo. Ok. E con la minor, mi metto leggermente sulla difensiva, si può, no? Leggermente non so. Vabbè, sì, insomma, il più possibile. Sì, defensive stance, hai più uno la CA. Però cioè, area defense, scusa. È uno stunt quello. Come minor c'è... Guard Ready? Up. No, guard up. Cazzo, faccio niente, no, mi metto sì dietro c'è, mamma mia, come minor c'è guard up. Add più uno o più due, your choice, to your defense until the end of the round. Ah, ho la scheda di merda, allora. Quella. Ok. L'ho clear. Tu ti curi di 5. Molto bene. E questa volta non lo prendo a lui il sangue, ma lo prendo all'ogre. Deve fare un tiro salvezza su willpower, self discipline. Ma perché? Comincio a provarci gusto io. Perché almeno gli faccio danni. Ah, giusto. 13. Gli succhio 1. E lo curo 6. Faccio un danno e con quell'1 lancio una cura normale da un mana. Anzi, in realtà mi costerebbe 0. No, sì, da 1 su di lui. Ah, oh, bene. Giusto per non sprecare. Niente stunt. E ti curo di. Tommaso, dove sei? Ti curo di 1. Un altro 1. Tommaso. Mi ho tolto 1 all'ogre e ti ho fatto 1 a te.
Il ogre mi ha sputazzato in bocca una goccia di sangue. E faccio un passo indietro. Katog. Ne rimane uno. Ne vediamo. Rimarrà soltanto uno. Vediamo se per caso va giù. No, preferirei non ne rimanesse proprio nessuno. Infatti, non faccio stunt, ma l'ho preso e gli infliggo. Sì, sì. 39 danni. Allora, hai già fatto il conto per davvero? Non è più 26? Sì. 39. Ma ragazzi, è impossibile. Cioè, avete dei superpoteri. Come fate a fare le addizioni? È ancora vivo questo. Anche col mio danno? Eh sì. E anche perché questa non ha fatto Pierce Armor. Hai altro da fare? Faccio un'espressione un po' contrita. di disappunto. Come Minor, però. Non sei Fuketsuna, non hai il focus su scontro di sguardi. No, esatto. No, ma sono proprio dispiaciuto. No, tra l'altro, ecco, Fuketsuna lo fa in questo modo: prende due occhi e li sbatte uno contro l'altro. Allora, ti guarda male. Quello è lo scontro di sguardo. Con gli occhi poi. Io uso la mia minor e prendo proprio meno uno alla defense per voltarmi verso Locklear, un po' sgomento, con un'espressione dispiaciuta e fare: non ha funzionato come al solito. Quest'ogre sta per accanirsi su Katog. Ma vedete che strappa un pezzo di roccia da terra, lo sbatte violentemente contro al muro dell'ingresso. Bastardo. Che crolla bene e siete bloccati lì dentro. Però tocca di nuovo a Richard. Ma è dentro l'ogre? Sì. Vabbè, bastardo! Oop, sto zitto perché sennò mi tolgo il backstab e quindi... Ancora! Bastardo! E stunt, evviva! Quindi facciamo che faccio i tiri tutti assieme, che siamo tutti più felici, vero? Allora, possiamo riposare qua l'ingresso? Eh? È difendibile? Sì? Cosa? È chiuso? L'ingresso, appunto. È difendibile da chi? Che è un muro da quelli che arrivano da davanti. Ah, sì, sì, stiamo qua. Oh, 46 gatti in fila per 3 con il resto di 2. 47, ok. 47, 54 danni. Ma non è vero, hai barato. Hai baracca. Duro. Baracca wins. Come hai fatto a fare 54 danni? Ho incluso il tuo più 8 stavolta, tutte e due le volte. 50, perché ho fatto sì, i due tiri. 54 su due. Su due colpi, con su due colpi, tutte e due in backstab. Okay. Su due colpi. Okay. Ma sono comunque sufficienti a ucciderlo. E con un sonoro tonfo anche quest'ogre cade. Katog, puoi trascinarli fuori, via da qui? Sì, dormiamo qua in mezzo al padding. Sì. Va bene. E io però adesso a Katog mi faccio scusa, sì. Hai visto la rotula come partita? No, cioè, Bello. La rotula? Sì. Rotula via. Allora, io li trascino e faccio più davanti come si dice? Succede qualcosa in serata. Dalla parte, non quella da cui siamo venuti, ma sulla sinistra, faccio un muro di corpi alla spartana. Succede qualcosa? In 6 round? No, in 6 round non succede niente. Tommaso, 15, ti curo i 19. Grazie. Ha prosciugato la fortuna dai tuoi dadi. Ha prosciugato anche la gomma dal nostro tavolo. Dove? No, ce l'hai lì di fianco. Ne hai una lì. Ah, sì, davanti, scusa, a te. Ce la faccio. 19, quindi me ne rimangono 3. Vabbè, 3. Credo però di aver capito perché su YouTube ci si sente così. Uh-huh. Perché sta prendendo il microfono della webcam. Ah, ecco. Ah. Ecco perché si sente poco me. Già. È ora che lo sappiamo. E vabbè, ascoltateci su Spreaker. È lì apposta. Sì, sì, sì. Allora niente, dopo aver fatto il muro di corpi, magari li ho anche frugati, non è che magari qualcuno ha un sigillo, delle chiavi, i gemelli del destino, non so. No, non hanno neanche l'armatura, sono talmente robusti di loro che non ne hanno bisogno. Io già mentre lui sta trascinando i cadaveri mi appoggio in un angolo, non proprio vicino al muro, perché se arriva un altro ogre che lo butta giù e mi crolla in testa, metto in angolo e mi riposo. Dopodiché, quando io sono tornato, mi metto a pulire come posso al bisogno per terra, perché prima l'ho clear mi ha detto Katog, spazza. Okay, per essere sicuro. Letteralmente. Beh, cosa ne so che magari non c'è un incantesimo in atto che se non pulisco succede qualcosa di brutto. Cioè.
Non sono stanco. Voglio di incantesimo, vieni ad addormentarmi. Ci sono ancora le rune sui muri? Le rune sui muri sì, ci sono ancora. E sono ancora accese? Sì. Quindi non siamo ancora arrivati dove c'era il punto focale che avevo individuato, dove c'era. E non era dove c'era il teschio. Non hai controllato. Vero. Non sapresti dirlo. Poi ricontrolliamo. Sì. Allora, per fare il riposo ci vuole l'albero. No. Potete fare un riposo breve, medio o lungo, a seconda di quanto riposate recuperate. Medio cosa fa? Medio recuperate come il riposo breve punti ferita più anche magia. Il riposo breve non fa recuperare magia. È tipo un dado da 6. Un dado da 6 più magia ogni ora di riposo. Mentre invece quello lungo fa riposare tutto, lungo. Cioè fa riprendere tutto il mana, non tutti i punti. E con tutto il mana che ha lui e con tutto quello che gli manca, mi sa che lungo si fa prima. Lungo. Poi se riusciamo a riposare 5 ore, li recuperiamo uguale? Come se avessimo riposato 5 ore? Anche se decidiamo a priori di fare quello lungo? O è una preparazione diversa, prepararsi per il riposo medio o quello lungo? È no. Scia perché ti metti le pattine e poi il pigiamino. Facciamo un riposo lungo, va bene. Ok. Più o meno. Magari tra il breve e il lungo, però, scusate, faccio la mia pignoleria, potrebbe cambiare un po'. Perché il riposo breve tu ti metti lì. Ma infatti nel riposo breve non recuperi mana. Esatto. Zero? Zero. Dal medio in su che recuperi mana. Che in effetti il medio è la differenza fra una pennica e un... Sì, è che se ti svegliano in mezzo però esatto. Ti svegli male, imbruttito e... Col piede sbagliato, quello di qualcuno sulla tua gola. Esatto. Ok. Io mi metto le cuffie insonorizzate. Ok, vi riposate e tu fai un tiro salvezza di willpower 15. Una cosa, io ero in guardia. No, self-discipline. Solo clear. Oh. Self-discipline? Sì, self-discipline si può... 15? Sì. 15! Grazie Focus! Grazie Tommaso. No. Ho tirato io. San Tommaso. Bastava uno in meno. Fai veramente molta fatica a risvegliarti. Molta fatica. Tantissima fatica. Ma io le pietre ce ne sono ancora? No, che io sappia. Non ne avete viste però. E tu vedete che non mi sveglio. E beh, ti scuoto. No clear. No clear. Clear. Leo, che lì sto scuotendo un po' cioè, vedi che faccio fatica, sì, molta fatica a aprire gli occhi. Dai che c'è una clisius da picchiare. Caffè? No, non è stata una grande idea riposare qui. Vabbè, non ti svegliare, cioè nel senso, no. Pigrone, sì. C'era qualcosa che stava cercando di tenermi addormentato. Mi volto verso l'elfo. Sei il demone della pigrizia? No. Pigrizia? No, penso che guarda che mi arrabbio. Penso che sia poi la cosa che è successa agli altri elfi, anche se erano meno puri di me. Ah, è un posto sonnolenzoso. Però riusciamo a riposare? Sì, riuscite a riposare. Ok. È curioso che nessuno ci abbia attaccato mentre riposavamo. Forse pensavano che ho fatto la guardia io. E comunque, a proposito di guardia, grazie. Ok, no, Marzio, per guarito. Due. Ok. Ma così non gli servivano, l'ha fatto no, solo no, due gli risucchio e lo riguarisco con una cura normale. Ok. Poi riprovo a risucchiarlo di nuovo. Ma che cazzo dici? 6, e questo mi serviva. Perché? Perché voglio farla durare di più la Rock Armor. Ah, ho quindi dura 4 ore. Ok, intanto per rispondere a Giorgio, i link di Amazon sono all'interno di ogni singolo post in cui li abbiamo messi, quindi se non ci sono è perché in quel post non ci sono i link di Amazon, non c'entra il template nuovo. E ti dirò una cura da 1. Faccio stanto, non mi costa, in realtà mi costa 0. Ti curo di... In realtà mi costa 0. È diverso, un commercialista ti direbbe no, che è diverso. No, penso che il minimo sia 1 comunque. Non mi costa, ma mi costa 0. Immagino che il minimo sia 1. Cioè costa, che costa. Costano 1 e il talento che te l'abbassa di 1, se no la potresti spammare al naso. Poi mi sa di sì. Allora la uso da 2, così mi costa 1 uguale altri 4. Ma porca. E mi costa 1. E sono di nuovo come ero prima. Esatto. Tu non devi cancellare finché lui non ti dice ho finito. Ma perché io sto giocando con il tuo salto e tu un po' di stress dovrai averlo prima o poi. Gli gireranno i 5 minuti e ti taglierà la testa. Sì, adesso è proprio bucata. Si vede il tuo dito dietro. È bucata. Ho bucato la scheda a furia di calcio. C'è ancora quella patina di un nanometro. Sì, esatto.
fossi una giovine potrei ancora dirmi vergine, quasi, ecco, diciamo che sono a un passo. Se fosse stronza quella che ti esamina potrebbe avere qualcosa da ridire. Esatto. O tanti cavalli. Allora io voglio, a questo punto la prendo come una sfida, è l'ultima puntata, voglio bucarla prima di finire. Bene, possiamo affrontare. A proposito, torniamo un attimo dove c'era il teschio. Mi sono dimenticato di controllare una cosa, sai, ero stanco, energia magica. Sì, andiamo, è qua a due passi. Vabbè, tanto ormai sanno che ci siete. Se volevano fare qualcosa lo stanno già facendo. È a posto. Tanto li facciamo a pezzi. Andiamo a teschiare. Certo che li facciamo a pezzi. Tu li fai a pezzi. Più di uno. Se non avranno già finito nel frattempo. Di cosa? Non Plesius so. Non è che deve finire. Arriviamo lì, lo picchiamo. Però in effetti è vero, c'aveva ragione. C'aveva tutte le sue trame tramose. Forse ci siamo presi un po' troppo. Non avremmo potuto affrontarlo. Cioè, senza di me siete perduti. Questo è vero, ma non è che magari è meglio che andiamo direttamente di là, che c'è il teschio. Ci mettiamo 5 minuti. I ho. Devo solo controllare una cosa al volo. Andiamo a teschiaggiare. E do un'occhiata alla stanza per vedere se trovo il punto focale del. Non abbiamo nani. Delle rune che si sminchiano. Tiro di magia. Ho capito un cazzo. Magia di che tipo? Ce le ho tutte tranne un paio. Spirit. Allora magia un paio. Sono 9, 14 e di 24. Di 24. Ti rendi conto che neanche questo è il fulcro. Da qua passa molta energia, ma non è il punto finale in cui arriva. Allora, mentre torniamo indietro, guardo anche proprio di passata, sempre con questo bel 24, le stanze. Non è qua, è dall'altra parte. Niente, è dall'altra parte. E andiamo dall'altra parte. Che cosa? Magari affrettiamoci, perché ho visto il master che segnava delle tacche sul foglio. Andiamo di non fretta. Non so, lo spirito mi sembra irrequieto. C'è qualcosa, sì. Lo spirito mi sembra irrequieto. A passo lungo. Acceleriamo a passo. Andiamo a passo svelto. Ho un presentimento. Non è metagaming. No. Figurati. Spirito, perché sei così irrequieto? Sono solo curioso di sapere chi sopravviverà alla fine di questa giornata. Io. Possibile? Quello che sopravviverà è lo sport. Non capisco questi modi di è dire. È un modo di dire della Torre dei Maghi. C'è gente che giocava, io ero un po' un nerd. Allora, cosa dovremmo trovare di là? Cosa stiamo cercando? Acclesius? No. Non lo so, qualsiasi cosa da uccidere per spegnere questo posto. Io sto cercando la runa focale di tutti gli incantesimi brutti e cattivi che ci sono qui sopra. Ma perché? Perché la dobbiamo spegnere. Ma perché? Perché darà fastidio a qualcuno. E perché? Perché odiamo tutti quelli a cui vogliamo dare fastidio. Soprattutto qui. Ok, mi va bene. C'è un'altra porta chiusa tra voi e quello che c'è oltre, che probabilmente è Cato, sfonda! No, aspetta. Ah no, aspetta, forse Richard è meglio. Guardo. Bene, ho fatto 5. Richard, essere così furtivo e nasconderti, poi non ti vediamo. Sembra quasi che tu non sia qui. Ho fatto 8 per vedere se ci sono delle trappole. Richard, hai qualcosa da aggiungere a proposito? Evidentemente no. La apro, cosa devo fare? Richard non c'è, nessuno mi ha detto niente. Un'esplosione magica trascina, come più o meno fa gli incantesimi di Locklear, ti strappa parte della tua energia vitale. Tu sai che ovviamente io ogni volta che dico Katog sfonda, mentre lo dico sto già facendo tipo 2-3 metri indietro. Ma non faccio neanche un tiro salvezza, sì, un tiro magrezza. Ok. Contro di magrezza. Costituzione. Costituzione. Funziona. Aspetta, in Constitution dovrei stamina. Avere stamina, ce l'ho. Staminchia. Stamina. Allora 21. Ustia. Appunto. Però 5 8 9 9 più 7, no. Ce l'ho fatta. Sono 15 e 6, 21 danni. Ustia. Non mi sento molto. Però la porta è aperta. Grazie. E dai, cazzo, gli lancio rejuvenation. Sono prugnato secco. Non mi sento bene. Niente stunt, che merda. Però l'ho lanciato. Rejuvenate, quindi 4. Ti succhio il sangue, però. Non ho digerito bene. 2 danni. Come 2 danni? Io mi costa 2. E ti curo di 5. Io non ve lo dico che ho pensato per 5 minuti che voi foste degli stronzi. In realtà avevo il microfono spento. Ma va. E l'ho bucata. Yeah. Allora, 18. Comincio ad andare dall'altra parte. Poi la facciamo la foto. Sì, sì.
Si vede il buco proprio da qua. Sì, l'ho bucata. Sono a un metro e mezzo di distanza. In Accademia giocano molto House and Humans quei maghi nerd, dicono. Sì, è certo. Oltre questa porta c'è ancora un corridoio che gira verso destra. Io continuo a non sentire. Volete andiamo. Che vada a dare un'occhiata? Magari, tra l'altro, House and Humans, quello che giocano al Circolo dei Maggi, là fanno i min-maxer proprio, cioè tutte le statistiche, il passaggio più lungo, i tiri. Si dice tipo, si chiama Fantamago. Si dice H&H o and. È per vedere se è light o pesante. Dipende se sei del sud o del nord. Certo. Se sei di Temes, per esempio. Esatto. Stavo dicendo, io vado avanti cercando di non andare a vedere che mi sono preso male, però mi sono preso abbastanza male. Ok. È passato l'anno. Sì. Due. Bello. Ah, ho capito. Richard, adesso vuoi andare avanti o no? Sì. Ok. Sì, sto Richard, andando avanti. La prossima volta potresti bello guardare quattro, perché non mi quattro nascosto e nascosto. Ho capito. E vado avanti finché non sento barra vedo qualcosa di interessante. Allora, praticamente girandomi facendo segnali a Kato che si può avvicinare. Ok. Guardando oltre l'angolo che girava vedo, a destra, vedi una stanzona molto grossa. Di larghezza è larga più o meno come la caverna con il teschio, un pochino più piccola. Non è così profonda, nel senso che è alta come una normale cattedrale. E in fondo, in quella che più o meno potrebbe essere l'abside, se non fosse sottoterra in un tempio scavato da Itewinter 3000 anni fa, col sacrificio di migliaia di schiavi, ricordiamoci. Esatto. Vedi una pila di cadaveri sopra un glifo magico che non riesci a capire, ai piedi di una piccola piattaforma su cui c'è una creatura che è Aclisius. Davanti c'era scritto sulla fronte? No, l'avete già visto. L'avete già visto altre due volte. Una volta siamo buttati giù da una finestra insieme a lui. Un'altra volta giusto. Ha fatto sparire tutti quelli dell'Inquisizione. Giusto. Io nel frattempo mi sono messo le volte di palo. Ero un po' impegnato, una volta in un barile e l'altra dietro una finestra. Vero. Esatto. Vero, non c'eri mai. Quindi effettivamente io non l'ho mai visto. Davanti ma anche oggi sembra quasi che tu non sia qui. Davanti a un Illuvian? Ed è davanti a un Illuvian. E i cadaveri sono elfi? I cadaveri sono elfi. Finalmente alla fine ci incontriamo per la prima volta, ma sarà anche l'ultima. Lancio l'incantesimo. Non sei neanche all'angolo dell'ingresso. Quando vado, appena vedo qualcosa... Io mi fermo, torno indietro e prima che loro arrivino all'angolo gli dico cosa ho visto. Ragazzi, carichiamo, trovato. Carichiamo, sta facendo qualcosa? Picchiare. Ho una brutta sensazione, lo spirito proprio. Lo rompo l'Elysium. Spacca tutto, sì, spacca. Spacca tutto. È un input che posso spacca comprendere. Spacca tutto tranne noi. Vado. E lancio armi telecinetiche. Ok. Quando correte nella stanza, a parte la cutscene. Giusto. Perché è Dragon Age. È giusto. E tra l'altro la cutscene però è quella... No, aspetta, com'è? È animata o è quella in CGI? No, è quella in CGI. Quindi, quindi non si vedono le armi telecinetiche? No. Mannaggia. Perché non possono prevedere che armi c'hai. Esatto, infatti. Io c'ho la spada. E Aclisius si gira verso di voi, vi guarda. Il mio ultimo sacrificio è qui, ma è tardi. Io mi scrocchio le dita. Ho già finito. Crack. Sei sicuro? Crack. Sentite il pavimento che inizia a fare crack. Sei sicuro di non aver dimenticato niente? E cerco il punto focale da qualche parte. È lui. Sei sicuro? Illuvian. Porco Illuvian. Mannaggia Andraste. Kadok, spacca. Siete voi che forse state dimenticando con chi avete a che fare. E in quel momento... Il pavimento della stanza si infrange. E tu hai a che fare con un elfo con la barba. Una zampona gigante. Una seconda zampona. Buttalo giù. Buttalo giù. Che cos'è? Che cos'è? Io guardo Aclisius e gli dico: no grazie, ho già mangiato. E attacco la cosa grossa. E sentite, mentre si solleva, l'urlo del drago che riempie la stanza. E tirate l'iniziativa. Quindi ormai è proprio tardi. Ma senti, ma io sento allora, io sento sensazione di prole oscura da lui o sento dal sensazione drago, di flagello? Ah no, ok, perfetto.
No, è peggio, è un drago. È Aclisius che sa così tanto di flagello. 20. Ah, siamo tornati nella media. Non hai tirato 2. 11, 16. 18. Ha fatto tris lui. Allora, il dragone. Mirabile visione. Solo più 5. Però ho fatto 2-2-2. È un drago vivo? È un drago vivo. Beh, preferivo la poco. Libri illustrati. Tienimi il segno, non cancellare come fai sempre tutte le volte che prendi in mano il coso. Il coso. E Aclisius invece fa solo 12. Per cui il primo è Richard. As usual. As usual. As usual. È così si ma dice. Io ovviamente non sono più nascosto. Così, perché... Beh, dipende da chi. Da Aclisius sì, perché c'è in mezzo un drago gigante. Ah, ottimo, ottimo. Ah, la mia idea è cercare di non farmi vedere dal drago e provare a superarlo. Ok. Passargli oltre in qualche modo, insomma. Ergo, che cacchio devo fare? Devi fare un tiro di destrezza. Più stealth, pur furtività. Destrezza e basta per nascondermi o qualcos'altro? Beh, se hai un focus. Hai focus su stealth. Sì, sì. Allora, 10, 17, 20 di nuovo. Ok, il drago sembra molto concentrato su Locklear. Me la rido sotto i baffi. Prison su di me, no. E io cerco di passare oltre al drago ed arrivare da Aclisius. Allora, in realtà puoi passare oltre il drago se fai un tiro di destrezza, perché ha sfondato il pavimento per entrare. Immaginavo, non so perché. Il pavimento che ha sfondato sotto ha un baratro gigantesco ed infinito, oppure ha tipo cosa ne so? Era un baratro che almeno teneva un drago, quindi è abbastanza grosso. 19. Riesci a saltare. Il piotto per destrezza per superarlo. Ha fatto un tiro di destrezza per passare sul cornicione. Si riesce a passare abbastanza velocemente anche oltre il drago che non ti ha visto. E vedi che Aclisius sta continuando a convogliare energia da qualche parte, probabilmente da quei cristalli di Lirium, dato che gli avete distrutto i 3 cristalli degli elfi che dormivano. E una nube di sangue sta però circondando quella pila di cadaveri. Ah, infatti stavo dicendo, i cadaveri sono lì per fare ambiente? No. I cadaveri, sta succhiando sangue. I cadaveri sono lì perché vedi che il sangue sta circolando vorticosamente intorno ai corpi. Non capisci, dato che non sei un mago del sangue, se sta entrando o uscendo, perché vortica talmente velocemente che non è chiaro. Però sta sicuramente succedendo qualche cosa tra i cadaveri e il sangue. Vorrei avere un comlink telepatico con Locklear e dirgli c'è uno stronzo amico tuo. Puoi provare comunque a fare una prova di magia. Locklear l'hai visto fare le cose ogni tanto, magari riesci a capire. Magari vediamo, tanto ho un 1. Magari scopri quanto vale la pila di corpi, per esempio. Ho fatto tutto 10 venderla. Anche per sondato, no, non sapresti dire che cosa sta succedendo. Sulla base di quello che ho visto fare a Locklear, potrei piazzare questi corpi al mercato della carne. Catog, io sta imparando la nobile arte della macelleria. La prima cosa che faccio è dico: Locklear, Aclisius o il drago? Ok, Aclisius. Non dico niente perché sto concentrato sul drago e lo sto fissando. Allora, la mia intenzione è arretrando lievemente. Sì, esatto. Lui è appena uscito dalla terra, dal pavimento, vero? Cioè, è appena emerso. D'accordo. Quello che voglio fare è saltargli sulla schiena. E poi, a seconda di come va, decidere se proseguire. Tanto il mio primo movimento arriva lì. Dopodiché, o lo attacco da lì, che nel centro della schiena dovrebbe far più male, comunque espormi di meno, a meno che non cado. Catog. Oppure decido col secondo movimento di proseguire verso Aclisius. Ok, un tiro di destrezza 18. 6, 7, 8, 9, 10, 10 più 6. Minchia! Allora, aspetta, ho initiative e bows, come... No. Acrobazia. Allora ho fatto 16.
tu stai per saltare su un pezzo di lato del muro per buttarti su un'ala e arrampicarti, e okay, lui ti sbatte indietro con una lata. Mannaggia, ok. A questo punto cerco di colpirlo. Ho fatto poco, 9 più 9, 18. L'hai preso, a fatica, ma l'hai preso. Quindi c'è anche un sacco di defense. Meno male. Aspetta, lui non è proprio oscuro, vero? No. No, quindi no, ok, ho più 9. Allora, gli faccio, senza Pierce Armor però, lo ritiro. E dai! Beh, meglio di prima. Ah, sì. È uno in più di prima. 33. Trentini. Entrarono al drago tutti e 33, trollando. Locklear. Ho fatto giusto in tempo a colpirgli l'ala mentre mi spintonavo. Locklear guarda il drago spaventato e poi ti fa: dovevi ucciderci quando ne avevi la possibilità. Ora siamo più forti. Iniziano a ingrossare i capillari degli occhi, iniziano a diventare rossi sangue, attivato la Blood Magic. Punto una mano verso il drago e con grande sforzo, mentre con l'altra mi gratto la barba, mi concentro e provo a fare Blood Slave. Ok, fai un tiro di Costituzione 21. Costituzione 21? Perché sto usando Blood Magic? Sarebbero 4 stunt, ma mi sa che non l'ho fatto perché 10 e 7, 17. Stavi lanciando il tuo sangue in modo da entrare in risonanza con quello del drago e vedi che il tuo sangue viene invece trascinato oltre e arriva ad Aclesius. Quindi consumo il mana. Consumi lo stesso il mana, ti rendi conto che se usi un incantesimo normale probabilmente questo non succede perché è proprio una roba di sangue. Ok, quindi comunque era... Blood Slave 20. È una roba di sangue. In realtà se qualcuno riuscisse a... finire questo effetto, beh, io non l'avevo visto. No, però. Però ti devo fare il tiro di cast. Sì, comunque magari mi salta. Sono 3, 6, 7 e 10, 17. Non l'avrei lanciato. Però consumo il mana uguale. Però almeno magari non l'assorbe. E tu ti curi di 3. Tu lo senti, però, chiaramente che il. Viene assorbito qualche cosa o comunque cancellato. Adesso lo vedo, da Aclesius. Riesco a guardare quella cosa di sangue, sì, per vedere cos'è. Sì. Posso provare a capire cos'è? Fai una prova di magic. Madonna. La prova di costituzione la passavo. Hai voglia. 12, 17, 27. La so meglio di lui cosa sta facendo. Sta facendo due cose. Il vortice di sangue sta rianimando alcuni dei cadaveri. Ok. In modo che gli facciano da guardia. Ma li sta rianimando o è Bloodslave che li controlla? In realtà sono tipo burattini. Sono burattini. Ok. L'altra cosa è sta completando qualche cosa con lo specchio. Ok. Specchio! Di quella grossa quantità di sangue ti rendi conto che il 20% verrà usato per i cadaveri e l'80% per lo specchio. Faccio lo specchio e uso Action Surge. No, non ce l'hai. Tocca ad Aclesius. Aclesius continua a concentrare la propria attenzione sull'Eluvian, ma vedete che alcuni, Richard più che altro, vede che alcuni di quei cadaveri si alzano e in particolare uno di loro. Oh, il papà di Richard, non so, l'aveva ucciso. Mi sarebbe piaciuto. No. Peccato. Era un bel plot twist, ma non c'aveva uno sarà. No, sono tutti elfi purtroppo. Solas. Sono tutti elfi purtroppo. L'inquisitrice era un elfo, no? L'inquisitrice era un elfo. L'inquisitrice potrebbe essere tra questi cadaveri. Mm-mm. Così la puoi insultare ancora un po'. Male. Sei peggiorata. Un po' di trucco. Sei quasi migliorata. Ma il problema è che quando si tira su, Locklear percepisce una sensazione che non aveva sentito da un po' di tempo. Di caccarella. No, quella la sente spesso. Sì. Infatti. Eccitazione, la necrofilia. Sente la stessa sensazione che sentiva quando i templari erano vicini. Templari. Brutti templari. Perché i templari? Fateli a pezzi.
Vedete, Richard vede questo elfo in armatura prendere una spada, sbatterla per terra e Richard fa un tiro di destrezza per evitare l'onda d'urto magica. Evviva! CDS. Evviva! Allora, questi sono di base 10, ho fatto 17. Ok, riesci a saltare all'ultimo secondo lontano dall'onda d'urto che avrebbe cancellato gli incantesimi che c'erano attivi su di te. Anche no, grazie, mi servono. Upparà. Cani maledetti. Sì. Il drago, dal canto suo, la 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 la, emette un ruggito. Mi rutta in faccia. E tutti e tre fate un tiro di willpower courage. La vedo male. Io... 18. La vedo... passatissima. Cioè devo fare 17. Io di willpower, fra tutto, ho più 8. E io ho fatto in tutto 9. Non è self-discipline? No, coraggio. Fallito. Chi ha fallito, il prossimo round non può fare major action, ma solo minor. Il delinquentello ha coraggio. Perché è spaventato. Sì. Cazzo. E, dato che è un altro drago, può anche fare un attacco. Bene. È un altro drago, cioè sono due. No. In realtà, più che fare un attacco, sbatte violentemente le ali. Mm-hmm. E Katoghe, Locklear, fanno un tiro di forza. Ok. Might. C'è da? CD 15. 9. Allora, 6, 7, 8, 9, 9 più 12. Quindi... Hai fatto uno, no, col Dragon Die? Sì. Ok, perché è importante. Io ho fatto 2 con Dragon Die e ora l'ho passato. Anzi, in realtà probabilmente ho fatto 0 perché sono meno 1. Ho fatto 1. Tu l'hai passata. Tu vieni anche sbattuto a terra oltre a essere spedito 4 metri indietro. Aia. Ah! Maledetto Richard. Mannaggia Andrast. Io sono stabile sui miei piedi, non sono impressionato e non sono spostato. Sarò morto. Lo specchio. Io con la minor mi metto esattamente alle spalle di Ciccio Pasticcio insanguinato. Ciccio Pasticcio insanguinato è il suo nuovo, dopo Zio Merda è il suo nuovo soprannome. Era più veloce il Zio Merda. Sì, no? È vero. Ok. Essendo una minor, Cattopia, non ne posso fare molto altro. Ah, giusto. Allora, prima di tutto, questa caverna, non so, è cesellata. Mi sto nascondendo tra i cadaveri che sono ancora a terra insanguinati. Okay. Ti ho detto, okay. È alta come una cattedrale, ma sopra ci sono tipo delle stalattiti, non mi ricordo, delle stalagmiti o... Sembra proprio scavata, cioè il tipo di, mm-hmm, di lavoro che c'è dietro non è nanico, okay, sarà umano. Ma non è naturale. Ci sono delle parti che magari dei punti deboli che potrebbero collassare sopra addosso al drago e fargli più male di quanto non gli possa fare male io direttamente con la mia assia? Beh, probabilmente sì, se tu riuscissi a spaccare una delle arcate sopra. Lo specchio! Io vado verso lo specchio. Allora, provo di nuovo a sorpassare il drago. 4 e 4, 8 e 1, 9 e di nuovo... 6, quindi niente. E ti risbatte indietro. Questa volta con la coda ti prende e ti scusa, rilancia. Ma perché gli passi sopra? Passi di lato? No, è la stessa indicazione. Cioè, Richard è passato nascosto prima. Ah, ok. C'è il discorso che occupa tutta la larghezza della stanza, quindi. Mm-hmm. Prossima volta proverò a passare sotto. Così mi schiaccia. Ma la drachite è la criptonite dei draghi. Sì, no? Certo. E niente, provo ad attaccarlo a questo punto. E faccio uno stand da 5. Faccio uno stand da 5. Da 5. Mm-hmm. Allora, con uno faccio. Io se non posso usare la Blood Magic, sono completamente inutile. Cioè, devo stare dietro e curo. Con uno faccio Pierce Armor. Con 3 faccio Lethal Blow. Con uno faccio. Come si chiama? Mighty Blow. Quindi gli faccio 6 di 6 di danno. Con Pierce. Sti cazzi. Preferisco andare di singolo attacco, dato che questo qua probabilmente ha tante. Ha tanta riduzione. Ok, questo lo tengo. 5, 10, 15, 18, 49. 19, 20, 21. Sì, 19, 20, 21, 23, 20, 26, 23 più 26. Bravo, Robè.
L'hai sentita questa, eh? Sei incazzato? Aiuto! No, non sono spaventato. Non sei spaventato, ma non sei neanche scemo. Esatto. Rialzarsi è minor. Rialzarsi è una minor. Posso rialzarmi facendo due passi indietro? Vabbè, sì, due passi indietro okay. Li puoi fare. Mi rialzo facendo due passi indietro. Fa due passi indietro fino a quando è tornato a casa lui. E provo adesso a ristudiare meglio quella cosa per poi prepararmi. Voglio provare a pensare a cosa potrei fare dopo, quando possa agire, per rovinare quella cosa senza dover fare 40 di costituzione di prova. Una cosa più sottile, magari. Sanda 3, però è un 21. Penso okay. Inizio a osservarlo questo. Quello che capisci così, ci devi pensare un attimo, però il problema è che siamo nella merda fino al collo. Vabbè, quello già lo sapevo. No, il problema è che c'è questo condotto magico che arriva fino ad Aclisio. Se tu fossi in modo di, cioè se tu fossi in grado di tagliare in qualche modo, oppure essere direttamente dall'altra parte, potrebbe però se funzionare. Da qui lo faccio, viene assorbito il mio potere. Lo clear, ti lancio dall'altra parte, bellissimo. Nessuno lancerà mai un elfo con la barba. Hulk e Wolverine. Io mi faccio lanciare tranquillamente. Ti lancio. Ma non mi lanci così lontano. Come no? Certo che ti lancio così. Oltre il drago? Ma certo che sì. Non pesi niente. Non mangi mai? Dai tutto a me. Aclisius. Intanto i due scheletri. Io mi sparo Mind Blast sotto per spararmi ancora più lontano. Tipo Rocket Jump. Tipo il Rocket Jump. Questo buco nella scheda è come un viaggio in acido, perché posso guardare la parte della scheda sotto e sovrapporre e sovrapporre le informazioni. Tipo adesso. Ah, scusa, tu sei ferito? Sì. Ti curi 5. Benissimo. I due scheletri vanno su Richard, perché è la cosa viva più vicina ad Aclisius. Ma mi vedono? È la cosa viva più vicina. Non ti sei nascosto? Sì. No, perché hai fatto solo una minor. Ma non è che mi devo nascondere ogni turno. Quando ti sei nascosto, quando sei arrivato di qua? Era nascosto quando è passato non il drago. Attaccato, no. Non ho attaccato, non ho fatto niente, sono passato sotto al drago. Fair enough. Girando nascosto. Sotto il drago la capra campa. Uno non t'ha visto. Sopra il drago la capra crepa. Sotto la gamba del drago. No, il capro d'acciaio sono io, spero di no. Neanche l'altro. Yeah! È vero, sopra il drago il capro procrepa, sotto il drago il capro. Richard campa. È vero, Giulia, il capro campa. Sotto il drago il capro crepa. E Aclisius è un passo più vicino a completare il suo rituale, mentre gli scheletri si guardano in giro. Ragazzi, manca poco, pochissimo, pochissimo. Pochissimo. Sì, nel senso che vedo le barrette e le barrette si stanno tutte depennando. Il drago, in compenso, cerca di mangiare Katog. Ah, sono un boccone indigesto io. Allora, con l'artiglio prende la 22. Sì. E con il morso, che lui può fare anche senza fare stunt. Bene. Oh, forse non mi prende. Questo mi sa di no, perché prende la 14. Oh, 16. L'ho schivato, che vuol dire che mi ha spostato per sbaglio. Sono 16 danni di morso. Ti strappa via un pezzo di... Come di morso? D'artiglio? Sì, d'artiglio, scusa. Ok. Ti strappa via un pezzo di carne dalla spalla mentre cerchi di salire di nuovo sulla rigida e dura corazza del dragone. Adesso provo un approccio diverso adesso. E Richard... Riesco ad essere dietro ad Aclisius e ad attaccarlo, spero. Ah, ma rompere lo specchio? Beh, ma è giusto, non sono lì, che me ne frega. Attacca, attacca. Io sono andato di là prima. Ah, è vero, hai ragione. Vediamo se Aclisius sta come visto, gioca di ruolo bene. Ok. 13 e 3, 16. Quant'è che avevi fatto tu di nasconderti? 20 o 22, non ricordo uno dei due. No, è troppo che concentrato visto, sulla montagna esatto. Di cadaveri. Ok, e allora lo attacco e speriamo in stunt. E sti cazzi, ho fatto 1, 2, 3. Bene,
Beh, è progressivo, se continui così alla fine farai 4, 5, 6. Ad ogni modo sono 5, 6 più 9, 15, più 1, 16. L'ho preso? Prenderò, l'hai preso. E comunque backstab, quindi c'è un più 2. Ti fai 6 danni di... Mi becco 6 danni sangue, così per sport? Sì. Quando stai a 4 metri da lui, subisci 6 danni di sangue. La vuole ben cotta o al sangue? E... io comunque che entra a far parte faccio... di quel vortice di sangue dove stanno i cadaveri. Bello. Che schifo, che male, che schifo. Ad ogni modo gli faccio, questi sono 11 più aspetta un attimo, 5, 10, 8, 18, 18. Tu solo sì, ok. La matematica è un pignone. 34. Hai contato il più 8? Sì, sì, sì. È un solo attacco. Aclis si gira verso di te, non molto Ciao. Contento che tu sia arrivato alle sue spalle ad attaccarlo con una mazza ferrata. Però prima Salve. Tocca a Katog. E a me? Ah, dopo. Allora. Provo questa tattica, provo un'altra volta il brute forcing, un'altra volta, prima di cercare tattiche alternative. Prima di tutto rispondimi a questa domanda, io lo vedo lo specchio oltre al drago? Lo intravedi. Lo intravedo. D'accordo, allora, la prima cosa che provo a fare di nuovo è passare il drago, ma facendo questa cosa. Vediamo se me la passi. Io lo voglio attaccare, magari facendogli un po' meno danno, però tu hai presente che con l'ascia io sposto le cose? Mm-hmm. Ok. Voglio colpirlo alla zampa in modo da spostarlo a abbastanza da aprirmi un varco e avere un bonus alla prova di destrezza per passargli in mezzo alle okay. gambe. Io te lo dico a priori, cioè? Non puoi. Oh. Il drago è troppo grosso. È troppo grosso, cosa. Ma io sono molto grosso. Ma lui è troppo grosso. Sono il capro d'acciaio. Tagliagliela. Sei fortissimo, ma sai che amarti non è mai abbastanza. Prova a passare in caso falla a pezzi. Cioè una sua zampa è più pesante dei golem che avete combattuto nel... Allora io faccio una cosa. Intanto estrazione rapida, quel cavolo che è. Faccio qualche passo indietro, rinfodero la l'ascia, estraggo l'arco, mi chino e cerco con un tiro angolato in mezzo alle zampe di centrare l'Elysium. L'Eluvian. I vampiri. Ci sono Dante e gli altri che vedono una freccia che entra dentro dalla finestra. Aiutatemi. Allora, ho preso anche il come si dice? Il focus in non bonus. Non è più 8 però. No, però ho più 8. Ho più 6 più 2. Perché fa 3 dadi da 6 l'arco? No, è il tiro per colpire. Ah. Porca vacca, l'ho tirato malissimo. Beh, uno specchio fermo, ok? Che c'è di stile in mezzo alle zampe. Allora, però. 5, 6, 7, 8, 8 e 8, 16. Lo colpisci. Ma? Quanto, danno, quanto danno fai? È una freccia. Puoi ritirare il danno, no? Solo con l'ascia. Giusto, giusto. Meglio. Allora, gli faccio 6 più... aspetta. Faccio 6 più 7. Madonna. Beh, ho 6 dexterity. Ah, la forza con l'arco. Anzi, sei, scusa, 6 più 8. Perché ho focus in dexterity bows. Ma è sul tiro per colpire. È sul tiro per colpire. Sul danno si aggiunge la destrezza. All'arco, aspetta, non è il cunning. Ah, no. Allora. È la perception. Perception. Ah, oh, ho 5. E ho sing, tracking. Non c'entrano i focus, no, non c'entrano sui, focus danni. Sui danni. Allora, niente, ho più 5. 11. 11. Beh, 11 danni, uno specchio. Vedi che hai leggermente incrinato lo specchio. Leggermente? Non è stato un colpo fortissimo. Tocca a me. Ustia, ed è il migliore che potevo fare. Niente, devo ho due domande. Vai. La prima è, usare il potere minore della Blood Magic, quello che prende il sangue da qualcuno, influisce su questo campo che è stato creato? È probabile che anche quello venga risucchiato. Ok, seconda domanda. Mi sembra, visto che ho fatto 20 e passa,
Mi sembra che lui stia usando il 70% sullo specchio e il 30% sui cadaveri per difendersi, o perché lo specchio probabilmente non riesce a sopportare più del 70% di quello che gli sta mettendo? Per difendersi. Per difendersi. Quindi se dovessi buttare tutto sullo specchio probabilmente gli faccio un favore. Allora io provo. Mi avvicino il più possibile. Al drago? Al drago, quindi, perché ero un po' lontano. E provo a concentrarmi su dove è più fragile il legame, perché lui ci avrà parte di quell'energia che viene mandata verso lo specchio e parte verso i cadaveri. In quella distanza ci sarà un momento, un punto dove è più sottile. Provo a... Luca supporta la matematica, ma Nec no. E voglio provare a distruggere la cosa anche spendendo mana. Ok. Intanto tutti i curi di 5. Fantastico. Fai una prova di Blood Magic. Dai, questo è importante. Su. Mica male. Stunt da 4 e ho fatto 24. Mica male. Il massimo che potevo fare era 28. Beh. Senti che non sei riuscito a separare il legame tra Clisius e l'Eluvian. Però l'hai reciso da lì in giù. Quindi se tu adesso fai qualche cosa, non vieni più influenzato dal risucchio di sangue. Ok. Questa che ho fatto era una magia? Sì. Quindi posso usare gli stand delle magie? Sì. E allora lancio una spell veloce. E con la spell veloce lancio... Ah, spendi... 4 punti stand. Non puoi... No, sì, quanto mana? Mana, sei quella cosa mana. Non puoi immobilizzare il drago? Se lo immobilizzi io ci passo in mezzo e rompo lo specchio. Sì che posso immobilizzarlo, però è un botto di mana. Perché? Volevo provare a fare un'altra cosa prima. Allora, con la minor prova a succhiare il sangue a Clisius. Oh. Deve fare un tiro di salvezza su Will Self-Discipline. E mi sa bella che... Madonna. 13 e 5, 18 e 2, 20. Cazzo. Al proprio, pelo. Proprio ce l'ha fatta. Ha proprio il focus su self-discipline. Andava bene anche Fate. Non so perché, però. Anche Fake. E allora con la mia spell lancio. Ma sì, dai. Ma sì. No, per quello la posso lanciare anche se si ripristina il coso. Quindi lancio. Blood Wound su Aclisius e sul drago. Ah no, su tutti quelli che vedo che hanno sangue. Come? Quindi non i due scheletri. Però Richard... l'altro rianimato. No, Richard, no. L'altro rianimato ce l'aveva sangue. Quale altro rianimato? Quello che ha fatto il dispel. Era uno scheletro. Ah, anche lui era uno scheletro. Allora su Aclisius e il drago. Loro si prendono 13 danni, entrambi. Hanno un tiro. Questi 13 danni puliti. Ok. E poi hanno il tiro su stamina, costituzione, cd 20. Clisius no. Wow. Benissimo. Oh, fumble! Il drago fa fumble! Fumble triplo 1. Fumbleissimo. No. Mamma mia che bello. Minchia, il triplo 1. L'abbiamo visto tipo 1 o 2 forse. Paio, sì. Mamma mia. Entrambi possono fare solo una minor. Grande. Che bello. Così si usa la magia del sangue. E mi esce anche un po' di sangue dagli occhi. Il sangue assoluto. E mi gratto la barba. Ah, che bello. È questa cosa del grattarsi la barba che fa funzionare tutto meglio, io lo so. Aclisius si gira verso di te. Io faccio in proprio anti-epica per eccellenza, faccio il gestaccio. Il gesto dell'ombrello. Il gesto dell'ombrello. E facendogli anche una specie di linguaccia. Sei stato mandato dal creatore solo per prendersi gioco di me. Il creatore. Un elfo con la barba. Il creatore non esiste. Questa barba è solo mia, è il mio potere. Cos'è che frase? Sì, Sanso. Lui non è uno epico, c'ha uno di meno uno in comunicazione. Giusto, hai ragione. Sei tu che hai 1000 anni e sei una pippa incredibile. Pippa. Con un cenno della mano, che è la sua minor action, vedete che i due scheletri cadono a terra
e lui si cura. Sarai capace di cavare il sangue dalle ossa, ma ti faremo comunque un culo così. Il drago c'ha 23 anni, è dai. Bellissimo, è bellissimo. Il drago che ha fatto fumble, sì, si lascia prendere dal panico. Che è una cosa per lui assolutamente inaudita. L'ho spaventato, oh mio Dio. Gratto la barba con forza e si alza in volo. Ma che te la strappi. Dove? È così grossa. Sbatte le ali ed è sollevato di un paio di metri da terra. Il sollevante, molto bene. E tocca a Richard. Richard, visto che mi ha ridato la schiena, buongiorno. Chi ti ha ridato la schiena? Achilles non si è girato verso... Non è modo di narrativa, si dimentica di te. Non è come quando giochi. Tu sei uno di quelli che quando gioca a D&D e uno ha messo la miniatura per sbaglio. Le spalle per quattro. Beh, poi io e Roberto lo stiamo dicendo come. Cioè, fingendo disprezzo, ma in realtà apprezziamo tantissimo. Ok. E il bluff è. Fingi di avere un full. I personaggi di Roberto di solito danno sempre l'impressione di essere stati mandati per prendersi il gioco di qualcuno. Quando ci va bene, sono dei PNG. Quando ci va bene, allora devo fare comunicazione deception contro volontà self discipline. Tranne Alknos. È vero, Alknos è il contrario, cacchio. È il contrario. Tirava su. Là. Che tiro di merda. Io ho fatto 21. Ha tirato 5, 6 e 7, soprattutto. Con un di 6. Ora che è di schiena, se io lo attacco. Si è girato. Ha fatto 17. E lui ha fatto 21. Io posso ritirare. Grande. Ritira. Ritira allora. Però 21 è tanto, Già. Ma è che sfiga, di nuovo 17. È il destino. I gemelli. È che non è la barba. Il destino è quel che è, non c'è scampo più per te. Comunque, ad ogni modo, cerco di attaccarlo. È vero, me lo immagino che ho fatto. Cosa? Uguale prima. Clisius che fa spallucce, anche un po' basito. Tra l'altro, Clisius lo trovate su fumblegdr.it nella pagina del cast. Ah, non l'ho visto, io voglio vederlo poi. Comunque ho fatto 20 per colpirlo. Colpirlo l'hai colpito. Il problema è quello. Ti fai 3 danni. No, insomma. Ti fai 3 danni. Sì. È vero. 15. Ok. No, aspetta. Sì, 15. Sì, 15. No, aspetta. Sì. Beh, no. Guarda che è comunque una tattica, 15. Uccidere i PNG con l'indecisione. Aspetta. Forse quanto ti ho fatto, punto di domanda? 72. 72. 72 non ci è arrivato neanche Katog mai, Quasi 72. C'è ancora il me la foto. C'era arrivato Ukrabal. No, Ukrabal, scusate, Kuklux. Ma con un incantesimo. Sì, Non conta. No, quanto gli hai fatto? Era tipo di quarto livello. È vero. Quanto gli hai fatto? Il critico con la spada antidraghiniera. Subito dopo Ongo, poi che tirava 2-1. Katog. Il drago è aria. E io vado a Mach 2 contro lo specchio. Prima fa il tiro di destrezza per passare il baratro. È sempre 16? Sempre 16. E che cazzo, sempre fallito 16. Vai! No. Scusa, io ho Thrown come specializzazione, ok? Ho 2 asce, ne voglio lanciare una contro lo specchio, non fa un di 6 l'ascia che ho lanciato. No, ma quanti metri la puoi lanciare? Con forza 7? Tanti. Fammi un tiro per colpire difficile. Devo farla. Come si dice? Devo fare la parabola. Hai lo svantaggio. Sei, come funziona? Tiri 2 volte e tieni il peggiore. Ci sta. Va bene. Dai, ci provo. Al peggio perdo un'ascia e col movimento provo ad andare di là lo stesso. Chi se ne frega, la recupero. Vai. Con uno ho fatto 3, 4, 5. Esatto. Con l'altro ho fatto 1, 2, 3. Ok, questo. Beh, però 6 e 9, comunque 15. L'ho preso? Colpisci lo specchio. Gli ha dato solo un po' più di palombella, ma. Esatto. E 5 4 9 2 11 più
Allora non faccio 24 qua, cioè non faccio più 26, oddio non faccio più 26, faccio... Cioè non c'hai solo il più 8 perché non era estratta quella. E allora meno 8, 26, 20, 18. Scusa. 18. Qui. 29. 29 danni. Allo specchio. Sì, sono un po' più di 5. No, sono un po' più di 5. Insomma, non posso farlo al massimo un altro round, poi finisco le armi. Adesso non puoi provare a andare là. Però è stato ben... Scusa, si è piantata in mezzo. Mi sono dimenticato, ti curi di uno. Molto bene. Ma così posso allargare il buco. Ancora tre round. Allora, sì, con il movimento provo ad andare oltre. E vediamo se ce la faccio questa volta. 6, 7, 8, 9 più 6, 15. Porca stai per scivolare, ti fai prendere un attimo dal panico. Esatto, mi cacco sotto. Fai la corsa per saltare e inchiodi sul bordo. Perché è bello grosso il buco, non è che lo posso saltare. No. Porca. Cioè ci vuole un bello sforzo per saltarlo. Oddio, potrei provarci, una prova di forza a saltare. Sì. Il fatto è che se vado corto, sì. No. Chissà da dove arriva. Era l'unico drago scavatore di tutto il Tedas. Ha usato un sacco di magia del sangue. Finisco dall'altra parte. Finisco nell'Orlé. Sta a moi. Io guardo Aclisius, sempre grattandomi la barba, e gli dico: tu credi che la mia barba sia cresciuta per un esperimento sbagliato? No, è che il sangue è talmente forte in me che crea mutazioni. Allungo una mano e provo a controllarlo. Io vediamo se stanto. Ci provo. Tanto mi dà tanto? No, però l'ho lanciato. Sono altri 20 di mana. Comodi. Sì. Deve fare un tiro salvezza self-discipline. Ma perché non mi stai scioccando il sangue? Perché prima non potevo, adesso poi in caso lo succhio a lui. Ok. Vabbè. Dai, cazzo, senti. 17. Uh-huh. Ti rendi conto però che è una cosa molto instabile. Ok, quindi magari dura solo l'inizio. Comunque tanto, visto che io devo dargli il comando che lui farà l'inizio del suo round, e poi dopo in teoria ogni round c'ha il tiro salvezza dopo, io con il comando, con la mia forza di volontà, col mio sangue, lo sto costringendo a lanciarsi con tutta la sua forza di faccia sullo specchio. Che bello. Covanto carisma. Perché volevo lanciarlo nel baratro. No, aspetta, no, non sullo specchio. Sì, di faccia sullo specchio. Ma no, ci passa in mezzo. Passerà in mezzo di faccia sullo specchio. In realtà la tua spada si è piantata e la freccia l'ha incrinato. Ah, ma da dietro però. Dunque io sono con entrambe le mani, ogni tanto ne tolgo una per grattarmi la barba e poi la riallungo. Non siete dietro allo specchio, c'è Aclisius e lo specchio davanti a lui e poi c'è il muro. Ah, ok. Ti piace lo specchio? Bacialo! Hai detto bacialo. No, a te ti ho detto che lo facevo contro. Però hai detto, quello che ti ho detto. Ma sono io che lo controllo col sangue. Posso anche dirgli: salta e fai una piroetta e poi gli faccio fare altro. Non sono convinto. Sì, non è comando vocale. Non sono convinto. Sì, guarda, è una mia marionetta. Non sono convinto. Cos'è che hai usato? Blood Slave. Che non è Thought Thinking. No, Blood Slave. Chi non è? Quello che avevate ascoltato è Fumble. Questi sono i puntini di sospensione dell'approfondimento rigoristico. Ha però meno 2 a fare le cose che deve fare. Sì, okay. Tutti i tiri. Beh, perché meglio. Non lo controllo bene. Okay. No, bene, meglio no. Mo fa fumble. Beh, a prendere a facciata lo però specchio. Fumble col meno 2 magari, esatto. Si spezza il collo. No, dai, lo prende. Che bella facciata. Come gli fa? Io lo spingo di forza, quindi. Con un po' di rincorsa. Spam! Ti rendi conto che non è sufficiente a fare danni allo specchio? Ma da che allora, sì. Ma chi se ne fotte dello specchio? Più che altro umiliarlo. Mm-hmm. Perché se gli fai perdere la brocca. Però se gli fai perdere la brocca, magari questo qua smette di fare quello che stava facendo e si concentra su vendicarsi. Beh, questo round non né il round scorso né questo si è concentrato roba. Sull'incantesimo. Infatti è ancora fermo. È vero, infatti. E io mi rendo conto che sta svenendo, faccio. Non riesco a tenerlo a lungo. Intanto dall'alto il drago, per non saperne leggere né scrivere, sputa delle fiamme. E tutti e due fate un tiro salvezza di destrezza. Acrobatics 18. Ancora.
ce la faccio tipo solo con tanto. Questo è 12, 12. Questa volta ce l'ho fatta, mi sa. Direi di no. 5, 11, 12, 13, 14, 14 più 6 ce l'ho fatta. Aspetta, tu ti curi di 1. Lui ti fa un danno, Katog. Non segnarti niente. No, aspetta, aspetta. Adesso ormai è bucato. Faccio 7 e poi di nuovo 8. Te fa 7. Conta l'armatura? No. Peccato, se no mi faceva 0. Peccato. E sbatte le ali violentemente. Io mi copro la barba dal fuoco. Posso prendere un danno in più e coprirmi la barba? Ti rendi conto che la tua barba non brucia? È ignifuga. Oh, è veramente magica. Io lo stavo trollando. E invece. Sì. E fate tutti e due un tiro di forza. Might. Sempre perché sta sbattendo perché le ali. Perché sta sbattendo le ali. Sono a terra. 4, 4, 8, 9, 10, 11, di 4 metri. 11 più 12. 11 più 12? Sì, tu resisti come sempre. Tu sì. Vieni sbattuto indietro per terra. Richard. No King. Sono sempre lì lo dietro. Specchio. Tu hai visto Aclisius che ha, nel di mentre. Tu hai visto che Aclisius ha guardato lo specchio, è andato un po' indietro e ci è corso di faccia. Muovendosi un po' scomposto, no? Madre! Madre! Ah, vabbè, ne approfitto. Di Aclisius. E poi taglia la scena. Ed è per questo. Dice, ne approfitto. Se taglia la scena, siamo noi in locanda che raccontiamo la storia. Abbiamo sconfitto Aclisius. Ed è per questo che i cattivi non si fanno più vedere nel TEDAS. Ed è per questo che i giochi della BioWare hanno rating 16 o più. Non sì, è per il linguaggio scurrile. Diventa quella simile a quella di Banderas. E Aclisius diventa simile a una gallina. Perché? Allora, prego. Va la riunione dei cattivi anonimi piangendo. Sono arrivati questi avventurieri. Io volevo solo portare il mondo alla fine. E invece mi hanno portato alla fine del mondo. Rossità. Mi hanno sbattuto la testa contro uno specchio e poi. Oh, non posso andare oltre. Comunque. Non è comunque backstab perché non si è dimenticato di te. È sbattuto contro il vetro, ma non è ignaro di quello che gli succede intorno. Va bene, allora poi di nuovo puoi fare finta. Blef. No, però non è così male. Beh, no, dai. Non ha tirato tantissimo. Contro willpower, self discipline, sì. 18. 19. Di 1. Yeppa! Ok, allora tiro per colpire. Direi che lo colpirò. Sì, lo colpisco e faccio stunt da 6. Ulla! Quindi sta fungia. È anche arrivato un treno apposta. Sono carico di stunt. Sì, esatto. Sono 18 danni fissi. Ok. Se me li sono calcolati prima per non doverli rifare ora. Come ho fatto io. Più altri 10 dei dadi. E questo qua hanno Pierce Armor. 28 con Pierce. Ok. Guy 28 Pierce. Con Pierce. Più il secondo attacco. Che tiro di merda. Per fortuna l'ho fatto sull'altro. Sono sempre 18 più 4. Senza Pierce questi? Sì, perché se lo posso fare una volta soltanto, sempre Pierce. Una volta. No, una volta. Allora sì. E a questo punto a me rimangono tuttora altri 6, no, altri 4 stunt. Ho usato 5 stunt, me ne rimangono ancora 6. Quanti te ne rimangono? Hai detto? Con 4 stunt a questo punto. Ma scusa, non può. Lethal Blow non è abbastanza. Che cacchio faccio? Lo sbatto a terra? Perché no? Giù a terra, a cuccia! Beh, devo usare una minor per alzarsi. Ah, giusto, tu intanto ti fai un danno, va bene. Scusa, ha qualcosa in maso? In maso. Adesso mi rimangono ancora in due bastone. E faccio un mighty blow su uno di questi. Scusa, attacchi, ma disarma? Ha un bastone in mano, ovviamente, essendo un mago. Vabbè, gli ho fatto 2 danni in più sull'ultimo. Ma alla fine i maghi, no? Non possono lanciare niente senza bastone, giusto? Più o meno. Sì, no, non c'era mai tipo, togli 2 danni ed è quella cosa del mi nascondo. Quindi sono come le bacchette di Harry Potter. Ah, sì. Solo pochissimi riescono a lanciare senza bacchette. No, puoi fare le cose
base tipo la lucetta che fai tu e quelle cose lì, le puoi fare lo stesso. Le magie magie no. Le magie magie no. Cavolo, design sarebbe... Però in un fumetto di Dragon Age, un mago Dalish usa un arco... Il drago di birra? No. Cosa? Cioè, è impazzito. Ah, è Dragon Ale. Che bello Dragon Ale. La dobbiamo fare. La versione alcolica. Mi piace. Scusate. Usa un arco al posto. No, è molto bello. E spara le magie dall'arco? Sì. Beh, l'importante perché è avere un focus. Il concetto è avere un qualche genere un di legno fulcro. In mano. Quindi Sirio Forel con la spada di legno poteva lanciare incantesimi. Certo. Probabilmente sì. Il prossimo regnante di Agoth. Terza testa del drago, ve lo dico. Non è morto, ve l'ho detto, non è morto. Se poi lo chiami Agoth, però nessuno capirà mai di cosa è stai Game parlando. Of Thrones, non sì, è ma Game tutti of lo Thrones. Chiamano solo Game of Thrones perché la serie TV è Game of Thrones. Ma io ho letto i libri. I libri sono a Song of Ice and Fire, quindi non c'entra niente Game of Thrones. Comunque, tutte le volte che leggo Agoth, per me è Agoth o Fagoth. Ma che è un buono politica di corretta. Penso a Renly Baratheon ed è Fagoth. E ti sei nascosto. Io ho fatto, sì, ho fatto il tiro per nascondermi e dovranno fare 20 al prossimo per vedermi. Non t'hanno visto. Katog. Allora, c'è un track che sfolazza fuori dalla mia portata. E cominciamo, proviamo, facciamo questa prova di destrezza. Mi sa che non è destino però questa roba. Vai. 3, 6, 9 e 6, 15. Perché sbagli a tirare i dadi, aspetta, tirane uno solo rosso. Posso con la major action... Adesso aspetta, La major. Major. Major laser. Laser blaser, phaser daser, taser. Prendere la mira. I draghi neri escono dall'alcova della Guinness, è possibile. E spruzzano schiuma. Niente. Posso fare due minor? Sì. Allora... Ready, guard up, press the attack, stand firm. No, non c'è, volte. Non c'è. Provaci sì, ci provo un'altra però volta. Però tirai dadi giusti. Sono due blu e un rosso, non due rossi e un blu. Ce l'ho fatta. Che ti ho detto io? Ha detto, dico no, aspetta, lì c'era il ponte e vado. No, tipo con la prima scendi sotto, ti attacchi, tipo Uncharted, e poi sali dall'altra parte. La clear. Quanto mi sembra tenue il mio incantesimo su Aclisius? 7. Nel senso che è già finito. Ah, ok, è finito. Bene. E allora, ignoro Aclisius, lancio Blood Slave sulla nuvola di sangue. Voglio rianimarli io i corpi. Vediamo se riesco a lanciarli. Ho sbagliato a tirare i dadi, ma sono stunt da 3. E con lo stunt da 3 faccio, ma intanto 20 mana. Quanto mi guarisco? Ho quasi io. Finito il mana. Tu guarisci di 4, poi ancora un round è finito. Faccio Bloodslayer, ci sono riuscito, stand da 3. Chi fa stand da 3 fa per sé stand da 3. Mi serve aumentare lo spell power per questa solo cosa? Se lui vuole dispellare i tuoi scheletri. Beh, ok, se no, scusate perché ce n'ho una cifra di stand magici advanced. Sono draghi belli pastosi, i draghi neri che escono dalla cova della Guinness. No, allora uso tutti e tre per prendere più 3 spell power. Ok. Sta ad Aclisius. Quanti neri si rialzano? 1. Ah, ok. Lui ne ha rialzati 3. Erano suoi amici. Però uno è in piedi e agisce quando agisci tu. Ok, mica male. Aclisius. Se non capisco lo ammazzo. Chi? Non vede, non prova nemmeno a cercare. Però lo dissipata un po' la nuvola, sì. Avendola tirata dentro il coso. C'è meno sangue che gira. E non guardando dov'è il nostro amico e sentendo degli scheletri che si rianimano, lancia semplicemente una palla di fuoco alle sue spalle. Bene. Ma non si deve alzare? In teoria sì, ma non si è ancora alzato.
Ah, ok. Lo fa da sdraiato, che sta comodo lui. Lo fa da sdraiato perché poi con la minor rimette la mano sullo specchio. Cazzo. Dove c'è un po' di indentatura dove ha tirato la capocciata. Richard, tira un dado da 6. Se fai 1... gliela tira in faccia. Ho fatto 2. Ok. È già dimezzato e tira per essere ancora più dimezzato. Perché lui l'ha tirata a casaccio, certo. Quindi non sa se dov'eri. Tu tira per lo scheletro, invece. Ah, che è lì. Roberto. Roberto, scusa. Urca lo scheletro. Tommaso. 15 di dado. Aspetta, 15 di dado con 6 stunt. Adesso... prende la palla di fuoco e la... era un firebender. Sì. E la assorbe. Quanto hai fatto tu invece, Richards? Ma io cos'è che devo tirare? Non ho capito, non me l'hai detto. Il tiro di destrezza. Sei debole, ah. Il tuo sangue è smunto. 18. Dai, nessuno che coglie la citazione. Il sangue è smunto, stavo dicendo che... Richard, è per quello che c'era l'Elysium prima. 2 danni. Lo scheletro ne prende 4. E lo scheletro ne ha in tutto, te lo dico subito, 4. Ma questi danni vengono assorbiti dall'armatura, no? No. No, perché sono di fuoco, non sono fisici. E anche quelli di sangue prima? E anche quelli di sangue prima non vengono assorbiti dall'armatura. Io per ora li ho segnati in totali, perché mi è venuto il dubbio, però. Sì, perché ti strappa proprio il sangue dalle vene, letteralmente. E il drago invece si avventa su Katog, che è saltato dall'altra parte e non è bello. Finalmente. Beh sì, Katog non è bello in effetti. Allora, con il morso prende la 21. Sì. Qua sono 6 istanti invece. Con l'artiglio. Aia. Con l'artiglio. Gira. E l'artiglio ti farà male. Tanto ti farà male. Tanto male. Tanto male. Male. Ti farà male, ma devo ritrovare prima la pagina. Perché si è tolto il... Vuoi gli istante? Ah no, i suoi istante. No, cioè. Voglio il drago. Voglio il drago. Eccolo qua, il drago. Perché il drago con 2 istante ti fa anche una codata. Il Vix Vaporum. Ah, ok. E prende la 17. Eh sì, mi prende un porcaccia. E con gli altri fa un lightning attack. Ostia. Aia. Sono 4 attacchi. E Pierce Armor, e poi è finito i punti. Bene. Perché ne aveva 6. Pierce Armor su quale? Sul morso. No, sull'artigliata. Sull'artigliata, che è quella che fa più male. Il lightning attack sempre di artiglio. Artigliata. Così mi fa 2 artigli, il morso e la codata. E prende la 24. Bene, sì. Quindi 4 attacchi. Ma ti fa maluccio, eh? Sentiamo. Allora, io ho quasi finito il mana. Allora, tu 20 danni. A me è rimasto 21 di allora, mana. Allora, dimmi qual è quello col Pierce Armor che devo dimezzare. Questo. Che l'ho tirato per primo. Ok, quindi 15. Poi 8 e 9 17. 15 più 7 23. Poi 22. Altri 20 13, no, 32. E altri 33. 13 33 36. 36. Che botta. Beh, anche a 33, se non c'hai i 10 di armatura, erano 73 danni. 73 danni. Quanti schiaffi. Minchia, mi faceva a me andavo basso. Ancora vivo, ma andavo basso. Eri a terra. Ok. Ok. No, va a coprire proprio tutto. Il buco. No, si riatterra oltre il buco. Ok, fantastico. Attacco d'opportunità. Tra te e lo specchio. No, come? Ma non ci sta, ma non ci sta. Sì che ci sta. Yeah. C'ho qua la mappa, è uscito da qua. Ci stava o di qua o di là. Che due coglioni. E il buon Richard è quello che ha le migliori probabilità in questo momento. Distruggere lo specchio. Di o uccidere Acclesius o distruggere lo specchio. Distruggere lo specchio, siccome io non lo so. Beh, io l'ho urlato 6 volte, lo specchio, lo specchio, lo specchio. Ma soprattutto ci hai visto arrivare un'ascia dentro. Cioè, è arrivata un'ascia di sangue.
Aclisius è anche molto ferito. Ah. E si vede. E niente, di nuovo bluff. Bravo, bravo. Vai su Aclisius, facci morire tutti. Ma vuoi vedere che cazzo è? È lui che risolve tutto. No, adesso non lo uccide. Attiva lo specchio perché era l'ultimo round. E moriamo tutti. 17. Anche lui ha fatto di esattamente 17. Una porca, sì. Il ritiro. Fumble. Ma come? Chiulo che ho il ritiro. Adesso fai 12. 17 di nuovo. No? Sì, è bellissimo. Meno male che hai il ritiro. Sempre, utile sto ritiro. Lo ritiro. Sempre quando fa 17, tra l'altro. È vero. Fatto 17, lo ritiro. Utile. 17. Ma vabbè, lo colpisco round, e basta. Beh, sì, abbiamo posti. Vabbè, magari ce la faccio. E sono... possiamo provare una combo. Ritarda l'azione. Io sempre. Sì, ok. Quanti cazzo sono? Che mi sono perso i conti. Cioccato, aspetta il mio 18. Segnale. 18. Capito? 18. Ho sentito. 18, 18, 18, 18. Quindi sono 11. È ancora vivo, ma è molto ferito. Katog. Aspetto. Ready action per. Locklear. Io spendo. Ah, la cosa di sangue che c'è sopra che gira può essere considerata un nemico indifeso? No. Come riserva di sangue? No. C'è un cadavere che ha ancora sangue? No. No. È tutto lì nella nube. E allora, intanto, tutti i curi di 4. C'è lo scheletro. Ok. Allora, non posso succhiare il sangue? No, succhiare il sangue, no. No. E allora io provo a succhiare il sangue a Crisius. Ah, considera che lo. Oh, una cosa è. Considera che lo scheletro può poi agire con te. Sì, aspetta, willpower. Risolve tutto lui adesso. Mi sa di sì. È 12. Discipline. Sì. Più 7. 19. Attenzione, gli faccio 4 danni. Io mi curo di 4. Cioè, mi curo. Mi prendo 4 mana. Quindi arrivo a 101 mana su 117. In tipo di. E come incantesimo faccio solo per un round force field sul drago. Tira. Ricordati di dirlo a Katog. Sì, e poi dopo che ho fatto vediamo se funziona, se no non gli dico. Ok, direi che ha funzionato. Sì, ma senza 4-5-6. Katog, ora! E intanto lo scheletro è al di qua, no? Lo scheletro è al di là. È al di là? Eh sì, era vicino ad Aclisius, infatti. Come gli altri scheletri. Lo scheletro può aspettare Katog? Per agire appena dopo Katog? Lo scheletro lo muovi tu. Ah sì, appena. Io vedo che il drago è fermo, completamente immobile, scivolo fra le sue gambe e cerco di tagliare la testa da Clisius. Vai, vai col fumble. Il fumble di fine stagione. Cazzo, quasi. No, beh, quasi. E che arma c'ha lo scheletro? Ha una spada. Nel frattempo lo scheletro sta per dare una spadata a Clisius, ma è pronto a vedere se lo decapita, la dà sullo specchio. Non ho fatto stunt. Buono. Però ho fatto 39. 11. Sì, 39 danni. E lo scheletro attacca. Sei stunt sullo specchio. Ha fatto solo stunt questo qua. Ha fatto solo 6 stunt. Ha fatto 6 stunt prima. Che 6 stunt ora. Più scheletri. La mia magia del sangue è potente. Più scheletri lo per tutti. Lo controllo io. È roba mia. E tira una spadata da 6 stunt. Scegli tu sullo specchio. Io, mentre la testa di Clisius vola dal suo collo, vedo e noto che lo scheletro ha la barba. Ti è spuntata un po' di barba. E gli ho dato tanto di quel sangue. È un po' di pizzetto. L'energia del sangue che vorticava sui cadaveri fa proprio tipo secchiata di Spartacus di sangue sullo schermo. Per terra, quindi ondata. Ondata di sangue per terra. Tipo tuffo a bomba in piscina. Che bello. Esatto. Che schifo. La testa di Aclisius rotola giù dalla piattaforma su cui era. Io strillo. Io dico. Lo specchio. Io non strillo. No. Lo specchio è in frantumi. Grazie allo scheletro. Rimane solo il drago. Grande scheletro. Io provo a fargli brutto al drago adesso. Sentite. Non devi occupartene tu, Katog. Lo spirito non ha fatto un cazzo nel frattempo. No, lo spirito è curioso e guarda. Spirito curioso.
E sentite che il pavimento però inizia a tremare. A tremare? Ah. Ma perché ogni volta che succede il cattivo di turno deve crollare il luogo in cui è? Perché sta insieme solo grazie alla sua forza di volontà. E vaffanculo. Vi ricordo che l'ingresso è chiuso. Io posso provare una cosa. È l'ultima cosa che posso provare, però. Controllare il drago. Fai sfondare il soffitto e volare col drago. Via. Però mi può riuscire solo in un caso. Facciamo che riandiamo a me e voi aspettate? Sì, per me sì. Tanto il drago è fermo fino a... fino a quando non tocca di nuovo a te. Io provo a lanciare Bloodslave, ma per prima cosa, adesso Aglisius c'ha ancora sangue nel corpo. Beh, no, è morto. Ha sangue, ma non è vivo. Io lo posso prendere. Ma non è vivo. Io ho sangue. Ma te un dado da 6 solo, se lo faccio uno indifeso sono due dadi da 6. Ma lui non è indifeso, è morto, non è più vivo. Però c'è ancora un po' di sangue. Ma non è sangue vivo. Allora lo prendo da lui. È come i vampiri. Lo prendo da te e... avendo 101, cioè 16, devo fare 3 o più. No, 4 o più. Se no non posso lanciarlo. 1. No. Ti succhio 1, quindi avrei 17 di mana. Ma non mi basta perché costa 20. Quindi per adesso non faccio niente. Io... No, tocca al drago. Tocca a voi in contemporanea col drago. Perché quando tocca lui il drago si libera. Giusto. Quindi siamo tutti in contemporanea. Perché voi eravate pronti. Lui continuava a cercare di fare cose. E quello che fa lui è sparare una fiammata. Quindi fate un tiro. Destrezza, Katog e Richard. Perché Locklear è dall'altra parte del baratro. Non penso di averlo passato. Aspetta, minor action? Bere una pozione? Mi bevo una pozione di Lirium. Me la ricordo dopo e me la bevo alla fine. Quanto ridà? Era un D6, un D8. Una. Un D8 no, perché funziona solo con D6. Era un D6, perché mi ricordo che avevano fatto tutto un sacco di casino e alla fine era un D6. C'erano diversi livelli di pozione di Lirium. E allora se quella normale è un dado da 6 più la tua magia. 14. Minchia. E ho fatto 11 io. Non penso proprio. Richard? 18. Allora, Katog sono 6 e Richard pure. Sfiga. Ok. Come? A te ho tirato 2 dadi da 6, a lui ne ho tirato 1. Però sì. Ho fatto 6 e 6. Provo l'ultima volta, altrimenti scappiamo. Concentrati, mi metto tutte e due le mani sulla barba, la tiro un po'. Perché ormai sono convinto che sia parte integrante del mio potere. Magari lo è davvero. Magari lo è. E stavolta io lo lancio. Normale. Troppo silenzio. 18. Al pelo? Al pelissimo. E lui al pelo, vedi la barba, al pelo. Al pelo di tiro salvezza. No, cazzo, è 19. Cazzo. Un pelo in meno di troppo. E quindi ho finito un pelo. Una cosa, è passato un round. Quanto velocemente sta collassando la... Avete... Per ora non ha ancora iniziato a crollare niente. Sta solo iniziando a tremare qualcosa. Ma... I masti che erano caduti... Di là. Quanti erano? Cioè... È un lavoro di ore o è un lavoro di... Minuti? Per te potrebbe essere un lavoro di qualche decina di minuti. Qualche decina? Non ore. Io mi lancio. Non posso usare quello che mi dà più uno di spell power, perché non è una prova di spell power il lancio di un incantesimo. Sì. Perché ho due stunt. Però teoricamente non l'ho lanciato. Ma usando quel più uno di spell power lo lancerei, non si può. No. Ci provo. Vabbè, niente. Io durante questo round faccio una cosa. Okay. Prendo una delle torce che avevo addosso, mm-hmm. Che avrà si sarà pure accesa, dato che il drago mi ha soffiato del fuoco addosso. C'è roba accesa in ogni caso in giro. La lancio nel buco, voglio vedere cosa c'è sotto. Magari mi lancio di sotto, che me ne frega. Ok. Questo con la minor, un'altra minor. Provo ad andare oltre il... anzi no, prima di tutto provo a fare così. Ok. Cade un bel po', mm-hmm. Però raggiunge un qualche cosa. Fai una prova di cunning. Non seeing. No, per capire quanto è profondo. Ah, ok.
Vabbè, no, sì, dai, 11 più cunning, 11 più 13. Sarà una quindicina di metri. Ok, ma e sotto vedo cosa vedo? Pavimentazione, vedo dei no, c'è qualche cosa che il drago ha scavato. Ha scavato, non è che ha usato cose già esistenti. Ma cavolo, però se ha scavato possiamo andarcene da lì. Chissà. Magari ci crolla tutto addosso. Secondo me è questo il luogo che crolla, perché è questo che è architettonico. Secondo me come estrema ratio si potrebbe... Secondo me conviene correre all'ingresso. Beh, sì, proviamo. Anche perché all'esterno almeno ci crolla al massimo il soffitto. E magari dal soffitto ci salviamo. È abbastanza da morire. No, è sopra il soffitto. Questa era una caverna. E sopra il soffitto c'è il resto della montagna. Sì, comunque non avete tempo di parlarne. Katog. No, io fatto. Col movimento. Aspetta. Mi manca il movimento. Lo clear ha fatto. Mi manca il movimento. Provo ad andare dall'altra parte. Vai, salta. 5, 5, 4 e 6. Sì, ce l'ho fatta. Ok, Richard. La distanza dal soffitto dalla testa del drago quant'è? Dalla testa del drago un paio di metri. Il problema sono arrivare in cima alla testa del drago, che sono 10. Io, siccome un po' mi voglio del male, faccio il tentativo di correre sul drago. È una prova di acrobazia. Immaginavo. Legolas. Vai, esatto. 18. Guarda quanto male mi è rimasto. Sono... Mi dispiace, ma non basta questo. 19. Ce l'hai fatta. Miracolosamente, e sfruttando le varie ferite che sono state fatte al drago come appigli, riesci a scalare il drago e ad aggrapparti alle scaglie sulla testa del drago. Fico. Quando non riesco ad aggrapparmi, gli pianto i chiodi della mazza chiodata nella schiena. Per gentilezza. Perfettamente. Riesci perfettamente ad arrivare in testa. Ma adesso che sei in testa, cosa vuoi fare? L'idea era cercare di valutare il di farlo salto incazzare mortale. Farlo alzare in volo e andare fuori dalla sua testa. Sì, sai cosa vuole fare? Tipo Dragon Trainer. Vuole prendergli tipo le corna o quel cappiglio, tirarlo verso l'alto in modo che lui faccia ciao Richard. Ok, ciao. Adesso che sei lì sopra ti rendi conto di una cosa. Se lui parte verso l'alto, ci andrà di testa. Ma non è una buona posizione. Avrà sfondato il soffitto. No. Tutti dentro il drago! Ops, ci sarà un'entrata, no? Non avevo capito. E il drago in quel momento fa... Ha sfondato il pavimento, non il soffitto. È con questa cosa che per cui io sento ogni tanto le parole spizzicate. Chiedimelo prima di salire sulla testa. E oramai... dentro al drago, Richard. Adesso che sono lì, cerca di rimanere attaccato. Mettiamola così. Ok. Il drago cerca di mangiare Katog. Katog. Grazie. E nel farlo, Richard fa un altro tiro di acrobazia CD18. Iha. E la Madonna. Dai, però anche tu. 5 stunt. Porcaccia. Che schiaffoni. Io ho fatto 20 comunque. Sei riuscito miracolosamente a rimanere aggrappato. Non sai nemmeno tu. La tua forza di volontà è talmente alta. È come la barba, ti aiuta. È il coraggio dalla paura. Quindi con l'artiglio ti prende. E fa 5 stunt. Sì, Giorgio, sì, assolutamente. Con tanto di musica di Shadow of the Colossus. Esatto. Prende anche col morso? No, col morso non credo, perché prende la 16. Io ho la 16. Allora ti prende anche col morso. Grazie. Codata. Con 2 fa la codata e con gli altri 2 fa il Pierce Armor e uno si brucia così. Ok. La codata. Su cosa prende? Che cazzo. Pierce Armor? Sull'artigliato. Sul primo. Ti prende con tutti. Bene. Quindi sono... 5 e 9, 14, quindi 4. Col Pierce Armor questo? Sì. Ok, quindi 14, in realtà 9. Quindi 9. Più 4, te li dico già tolti. 13. Bilico. E 13, 3. Ok, 16. 38, 48, 50. Ok. Io comincio a essere... E come Minor cerca di buttarti a terra con... Ah, certo. Le ali. Fausto. Andiamo. Prova di forza.
Immagino di sì. 6, 5, 2 più 12. Sì. L'unico modo perché tu cada a terra è 1-1-1. Ok. E tutti noi in contemporanea? Sì, se volete fare tutti in contemporanea. All'uscita! Se mi lasciate del tempo lo accico, ci provo. Io guardo cosa fa Richard, intanto faccio la minor. Io invece... E mi allontano, perché io tanto comunque con la major voglio usare in caso se scappiamo. Voglio allontanarmi con la minor e con la major preparare l'azione quando crolla il soffitto per tirarmi il force field su di me. Invece io, sapendo che ci vorrà del tempo, mi dirigo direttamente verso l'uscita e comincio ad asciare a lavorare di ascia. Una cosa per Locklear: se fai la major non puoi usare la minor per preparare l'azione, perché devi usare la major di quel turno per preparare l'azione. Cioè? Quando usi la minor per preparare l'azione, ritardi la tua major a quel momento. Esatto. Se l'hai già usata, okay, quindi non posso muovermi. No. Puoi anche usare una minor per fare un'altra minor, ma solo un'altra minor. Sì. Eh sì, ma quindi non mi muovo uguale. No. Cioè non mi posso muovere e fare il force field. No. O lo fai senza preparare l'azione. Beh, ma adesso siamo lontanissimi. Ma se l'azione, se crolla il soffitto. Ma guarda che siamo lontanissimi dal crollo, eh. Cioè, ha detto che sta cominciando a tremare. Lontanissimi, lontani. Lontanucci. Intanto, Richard, io lo dico per la tua conoscenza globale di quello che sta succedendo. Grazie. Puoi o cercare di accecarlo, dato che sei lì sulla testa, oppure, dato che sta cercando di mordere Katog, che è a terra ed è dall'altro lato del baratro, potresti semplicemente scendere e iniziare a correre. Vabbè, va a fan bagno, succhio il sangue a Katog. Povero. Anzi, Richard, non resistere. Prova a succhiare il sangue a Richard. Sei consenziente? Mica tanto. Prova a succhiare a Richard. Sei consenziente? Fidati. Facciamo finta di sì, perché son buono. No, devi dirmelo tu. Sì. Due danni. Subisci due danni. Io prendo due mana, quindi vado a 12. E cazzo, vabbè, devo lanciarlo minore. Quindi ne uso... Ho fatto due, ne uso due. E lancio Rejuvenate su di te. Ah, grazie. Ti curi di uno. Beh, però non ti ha tolto sangue sta volta. No, ci mancherebbe in realtà. Però lancio anche su di te, ma mi serviva il mana. Io appunto ho corso, spero di essere arrivato alla... Dimmi tu quando sono arrivato. Aspetta, scheletro, attacca al drago. Il drago, sì. Anche prima me lo sono perso, da quel lato. Sempre stunt, però non so se lo prende, perché è 6. Non credo proprio, perché per colpire lo scheletro ha più 5. No. E allora con la minor si avvicina in caso per dar fastidio al drago e per dare una mano a loro in caso a scappare. Io per dar tempo a scappare cerco di accecarlo prima. Ok, attacca. Wii, stando da 6. Allora, se li usi tutti e 6 l'hai accecato. Eh? Se li usi tutti e 6 hai accecato senza vedere quanti danni gli fai. Ok, va bene. Fatto. Con la mazza, peraltro, te. Non è cosa da poco. Anche perché. No, infatti. Adesso lui non riesce più a colpire nessuno. O sputa fuoco e basta. Però avete visto che il fuoco, tutto sommato, è minore dei problemi. Esatto. Io con la minor cerco di saltar giù. Ok, fai la prova di acrobazia. Però adesso è diventato 14, perché si è avvantaggiato dal fatto che era già con la testa verso il pavimento. E sono 14. Vedi? Perfetto. Salti con un salto da maestro esattamente dove volevi atterrare. Oppa! Il drago è accecato. Via, via! E vedi che Katog si è infilato nel cunicolo e sta correndo verso l'uscita. Locklear è ancora dall'altra parte. Cioè è lì dalla stessa parte dove sei tu, ma non ha ancora iniziato a correre. A muoversi. E il drago va alla cieca, spara delle fiamme nella stanza. Non ci vede più bene, è un drago anziano.
spara delle fiamme nella stanza. Quindi Katog ormai è fuori perché è già nel corridoio, però Richard e Locklear fanno un tiro di destrezza. Mi sa che te l'ho passato. 11 19 forse non te l'ho passato. Ok, Richard l'ha passato e si fa un danno. Locklear invece se ne fa due. Che culo che avete avuto stavolta. Correre. E cerca di buttare a terra perché fa di nuovo a casaccio con le ali. Giustamente. Il colpo d'ali è una prova di forza. Io sono lontano dal drago. Li prende a 24 metri. Una prova di forza, la vedo bene. 6-5-6. Ma non è comunque sufficiente. Che cazzo. Più di potevo tirare almeno soltanto... uno. Quant'è che dovremmo fare? 16 non basta. E tu non hai fatto 16. Sì, ho fatto 16. Ah sì, hai fatto 16, avevo contato uno in meno. Ah ok, ho tirato bene. 15 dovete fare. Io ho fatto 13. Ecco, allora Richard è... Oui. Spinto. Ho fatto 16 con 3 dadi da 6 meno 1. Hai fatto 16. No? Hai fatto 16, è il tuo tiro. Ormai hai imparato, quando il drago muove le ali in un certo modo, a buttarti dove di lato. Dove mettere i piedi, esatto. Ti puntelli con il bastone e riesci a rimanere in piedi, mentre Richard viene spinto e vola di fianco a te. Oi! E sta a voi. Io con la minor mi allontano, tu ti curi di 3 e lancio un incantesimo su Richard. Niente stunt, però l'ho lanciato. Richard ti curi di 5. Sì, sì, ma tranquillo, io sto benone. Comunque grazie. Ma adesso magari se crolla il soffitto io ho l'armatura, tu no. Giusto, giusto. Katog. Lo sentite, cioè Katog lo sentite... Via Katog! Dall'altra... Katog è già andato. Io sono già andato. Ma l'uscita è dalla parte dove siamo noi. E lui ha saltato, sono è saltato andato prima. Ah, sì, okay. Sì. E mi sentite... gridare da dove c'è l'uscita una cosa tipo: voi sapientoni, non c'è qualcosa che esplode qui? Magari dobbiamo aprirci un'area di fuga. Il drago esplode. Intanto mi sono mosso da quella parte, magari ci facciamo caricare dal drago. Mica diablo. Richard, fammi una prova di cunning. Magari il Lirium, non lo so. Però io non lo so. Io non lo so neanche io, non ho mai usato. Lui lo conosce però. E appunto l'ha venduto fino adesso. Sono 7 più 4, 15 più 16. Tu sai che il Lirium rosso è molto instabile. Basta poco per farlo esplodere. Basta poco che ce l'ho. Il Lirium! Dove era il Lirium? No, tu lo sai maneggiare, prendo, c'è dappertutto qui intorno. Ci sono i cristalli sui muri. Vado a raccogliere, ne stacco un po' di pezzi. Ok. Con sui guanti. Devi correre un po', nel senso che è dall'altra parte. Dovete attraversare tutto. Ma lui non stava attingendo dei cristalli qui anche? A Glisius, qua nella stanza? Ma è poca roba, erano dei cristalletti. Ah, non bastano per esplodere quelli. Dovresti prenderne tanti. Eravamo di bigiotteria. Se invece giri dall'altra parte e ne prendi uno grosso, sei sicuro di far esplodere l'ingresso. Però se invece volete perdere tempo dove c'è anche il drago che continua a sparare fuoco, no. Anche no, grazie. Io già me ne sono andato del mio movimento. L'ingresso all'ingrosso. E Richard, fai una prova di destrezza per vedere se riesci a maneggiare il Lirium rosso. È partita la musichetta, quella della fuga. Quella di solito, quelle, tipo che ne so, quella di Final Fantasy VII quando scappa in moto. Ah sì sì. 20. Perché stai continuando a segnare? Perché adesso il drago esce e quindi si velocizza il processo di crollo della roba. Ah, era il crollo quello lì che stavi segnando? O è diventato il crollo, diventato dopo, che è morto il crollo dopo che è morto Crisius? Comunque è 20 e basta. Sì. Ok, riesci a staccare un pezzo di Lirium abbastanza grosso, secondo te, da far detonare l'ingresso e liberarlo. E riesci a portarlo senza farlo esplodere verso l'ingresso. Passato un altro round. Rosso Richard. Richard 3, Kato 4. Sentite che il pavimento vibra molto di più e sentite il soffitto della stanza dove c'era il drago cadere. Il drago non ci passa nel corridoio lì. No, infatti il drago sta sfondando il soffitto per andarsene.
che fate? Eh beh, io appena vedo, cioè io, allora, io sono già lì davanti all'uscita che sto spostando pietre. Se per caso arriva Richard, vediamo di far esplodere sta stramadonna. Morto un altro insetto nella lampada alogena. Uno di molti. Ma poverina, quella era una coccinella. No, più che altro sta puzzando come come una coccinella, una bracciola morta. Roghi. Dicevamo? Io sto spostando Okay. Io corro in quella direzione, Massi, cerco di supportare Richard e guardo dove sta lo spirito. Lo spirito è all'ingresso che guarda interessato Katog. Comodo, mi raccomando. Oh, non vi preoccupate. Non per me, perlomeno. Non c'è nessun motivo per preoccuparsi qua. Mannaggia Andraste. Katog, fammi un buco nella roccia, un solo buco nella roccia. C'è già un buco nella roccia, guarda, lì dove c'era quella roccia. Ok, ficco dentro il cristallo. Via, adesso tutti lontani. Come volete farlo esplodere? Basta, basta una scarica di energia magica? Penso di sì. Fuoco, fulmine, cosa? Cederei bene del fulmine. C'hai il Gatling. Tiro fuori il bastone, quello del fulmine, tra i sei bastoni che ho sulla schiena. Lontani, eh? E lancio un Arcane Lance. Vai. Se lo colpisci e la CD è 12, siete salvi. Se non lo colpisci, siete morti. Minchia, è proprio l'ultimo. Mannaggia. Veramente? Sì. Mi stai dando tutto in mano così? Sì. Oh, fai aim, hai una minor. In più uno. Scusa, eh. Ogni più uno vale. Va bene. Quali erano i tuoi? 3-4. Tris! 4 stunt. Posso anche lanciare un incantesimo gratis perché c'ho il... Power, no, così si chiama, una cosa là della magia, della lancia. Comunque ho preso la 24. Un colpo miratissimo e preciso. E lo vediamo al rallentatore. Per un secondo non succede niente. Io sono pronto, lancio anche un incantesimo, allora, tipo Mind Blast. Io gli faccio, non ha funzionato. Non funziona un kaboom. 12. Ok. Un tiro di barba? Cos'hai fatto? No. Destrezza. I frammenti di pietra che volano verso di voi. Loro si erano messi dietro, nascosti, ma tu eri proprio in mezzo per lanciare il colpo. E sono 9 danni. Conta l'armatura qua? Sì, conta l'armatura. Un danno. Ti arrimbarza. Mi taglia uno zigomo. Però poi quella cicatrice che hai sullo zigomo passa alla storia. Però sono da 100 a 99. Quindi è proprio la ferita, quella che lascia un po' il segno. Ho 117 punti ferita. Mica male. No, 107. E davanti a voi c'è il Tevinter. Apertura! Via, via! E corriamo. E infine uscimmo a rivedere le stelle. Infine uscisti a rivedere le stelle. Voglio una settimana di vacanza. E il drago a terra davanti a voi, incazzato come una iena. E che cazzo. Io lo indico e gli faccio: se non vuoi morire, vattene! Questo. Però non è sordo. È stupido. Vabbè. Se non vuoi morire, vattene! Vedi che cieco gira più o meno la testa verso di voi perché ha sentito la tua voce. Richard, ti curi di uno o tu di due? Questa non è giornata. E c'è un giorno in cui morirai, ma non è questo il giorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attacca uno a caso di voi. 5, 6, ancora? Richard. No, giusto, è vero. Ma ha lo svantaggio. Vai, attacca. 8, 8. 8 e 9, 17. Mancato. 12 sì. E 9, 21. Vabbè, quello preso. Però non ha fatto stunt. E con un'artigliata ti cava 15 danni. Ustia la. Io guardo dietro l'ingresso. L'ingresso è esploso e adesso la montagna sta praticamente collassando su se stessa. Come un soufflé che ha. Un soufflé sgonfiato. Oh, cazzo, 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 cazzo. Ma proprio qui, guardando il drago. E io, in un lampo di genio... No, aspetta, la devo tirare. Cunning. Ok. Se è una roba di tattica... Esatto. È il tuo. E semplicemente dico agli altri due... Basta stare in silenzio, non dovrebbe sentirci... non dovrebbe vederci. Fallo a pezzi! Sono nervoso, uccidilo! Io gli metto una mano... Uccidilo! Per la prima volta metto una mano sulla bocca, entro in tangle a Locklear e cerco di allontanarmi silenziosamente. Uccidilo!
Sei fortunato perché un attimo dopo il crollo della montagna fa un rombo talmente potente okay, da coprire qualunque vostro rumore, e non sapete più però da che parte state andando, perché si riempie tutto di polvere e una nube vi riavvolge, non sapete nemmeno da che parte siete girati o da che parte sia il drago. Polvere, gran confusione, un grigio salone. In quale direzione? 6 Richard, 4 Katog. Richard, intanto che Katog e Locklear fanno la loro scenetta, pepepere. Vabbè, io in realtà voglio salvarli tutti. Silent. In realtà io faccio una prova di cunning research per non trovare niente. Niente. Non trovare assolutamente io niente. Perdi Locklear. Faccio una prova di orientamento io. 2 stunt, cos'è? Cunning? Mm-hmm. 12, 14 e 3... 17. Allora, sai perfettamente da che parte è il drago e quindi da che parte non andare. Ok, riesco a acchiappare tipo cosa che mi stava tenendo la mano sulla bocca fino a 2 secondi fa? Sì. Di qua, anche cretino! Anche perché lui ti aveva perso. Esatto, faccio di qua, cretino! Stai andando dal drago! E lo trascino via dall'altra parte. Un branco di idioti. Ragazzi, siamo gli eroi di cui il mondo ha bisogno, ma che non si merita. Dove siete? O forse siete gli eroi che si merita, ma non quelli di cui ha bisogno. Richard, tu sei rimasto da solo. Aiuto! Ci siete solo tu, il drago e un barile. Che roba lì. Esatto. Mi metto nel barile. Io telo con Katog in quella direzione, dritto. Proprio. Richard, fai anche tu una prova di cunning, di sopravvivenza, per vedere se capisci da che parte andare. Sono 18. Ok, anche tu sai da che parte è il drago. Adesso tira un dado da 6. Se fai pari, sei andato nella stessa direzione di Katog. Dispari. Ok, bene. Vi allontanate. Penso che tornerò a commerciare. Vi allontanate correndo in una direzione a caso. Ed è così che lui divenne un mercante nel Tevinter. Il drago vedete in lontananza ormai, perché ha lanciato delle fiammate a caso cercando di uccidervi, ma non sentendo il tipico odore di bruciaticcio, a un certo punto si alza in volo e si allontana alla cieca. Anche perché si è rotto un tantinello i coglioni. E vedete che si allontana... Per fortuna in nessuna delle direzioni in cui siete andati voi. Ok. Io quando lo vedo allontanarsi mi giro verso la grotta, faccio Aglisius e inizio a fare gestacci verso la cosa finché lui non mi trascina via. Molto epico. Infatti, dai, andiamo. Ti sei messo contro di me. Avete perso Richard. Sto insultando Aglisius. Al momento non ci penso per altri 10 minuti. Comincio a pensare al discorso da fare per Richard. Per me è morto. Gli voglio fare un bel discorso. Ma no, ma l'avremo perso. Dove? Beh, il drago quanto è lontano? Il drago si sta allontanando molto velocemente. Se strillo forte, mi sente? No. Mi ricordo che l'ultima volta c'era. Io c'ho gli strilli possessi. Hai gli strilli possessi, sì, hai il talento apposta. Quindi mi trattengo un pelo, perché sennò mi sente il drago. E tirando tutta la mia... indole passata da pecoraro che chiamava le pecore, cioè, Richard, no, vabbè, dai, no. 17 la polvere, okay. Aspetta, 17 comunque. Richard, fai un tiro di percezione. Vedo male. No, invece no, anche stunt da 5, così. Vedi l'onda nella tua borraccia tipo T-Rex. Hai fatto almeno 14. 13. Ok, e dovevi fare 13, quindi perfettamente senti in lontananza Locklear che chiama il tuo nome. È dalla parte opposta rispetto a dove sei andato tu, però sai che il drago se n'è andato perché l'hai visto alzarsi in volo. Devo trattenere un po' la mia energia magica, la consumo sempre troppo velocemente. È una voce potentissima. Io sento l'urlo, mi giro per raggiungerli, mi fermo a metà strada e vado verso la città più vicina. Richard non arriva, probabilmente è morto. Beh, lo ritroveremo. Peccato, le sue abilità mi sarebbero potute essere utili ora che sono fottutamente ricco. Prendi i medaglioni che c'è in tasca. Vero? Iniziamo noi ad andare alla città più vicina, esatto. E ti offro tutto quello che puoi mangiare. Cioè,
Sai cosa stai dicendo, però. Te lo meriti. Tutto quello che puoi mangiare, fino a che tu non dici basta. Andiamo subito. E ricordati che questo non capiterà mai più, perché tutto quello che ti basta costa tanto. Sarà un'occasione che cercherò di sfruttare al meglio. E ci allontaniamo verso la cittadina. Partono i titoli di coda, ma a metà dei titoli di coda, Richard, che sta andando verso una delle città del Twinter, non sa nemmeno quale, perché non sa esattamente che cosa ci sia lì vicino. Si sente picchiettare sulla spalla. E c'è l'elfo posseduto dallo spirito della curiosità. Salve, sopravvissuto anche lei? Beh, io sopravviverò sempre. Il corpo magari no, ma io sì. Più che altro sono curioso di capire perché non è andato con i suoi compagni. Penso che una vita morigerata in città sia più opportuna per la mia indole. Verrò con lei, sono curioso di vedere quanto riuscirà a tenere fede a questa cosa. Non lo so, intanto andiamo alla locanda, poi vediamo. E vi allontanate anche voi verso un'altra città. Partono i titoli di coda, quelli neri adesso, esatto, le cose scritte, ma sotto si sente la mia voce, sotto che fa... Quindi, allora, abbiamo salvato il mondo di nuovo. Bellissimo. Abbiamo ammazzato quel coglione. Bellissimo. Adesso abbiamo un sacco di soldi, dobbiamo metterci d'accordo, fare un business. E si sente sotto caso che fa soltanto aha. E ricordati, è la terza volta che salviamo il mondo. L'inquisizione è nostra. Siamo i più forti dei custodi grigi. Cos'altro? Ormai qua sarà tutto in discesa. Chimichanga prodotto da QWERTY, sotto con gli ultimi cosi. Ah, e quello che avete ascoltato era Fumble. E sono sopravvissuti tutti. Incredibile. Incredibile. Io pensavo che avrei fatto il... come si dice? Che mi sarei sacrificato. E invece no. Ci stava anche la scena quella dopo i titoli, che si dura un attimo che arriva l'oste dall'occhiliere e gli fa... Allora, sono 150 monete d'oro di cibo. E si gira verso Cato, che c'ha la pancia enorme così, e si gira a guardare la finestra. E finisce... Può finire così. Bellissimo. Dopo i titoli di coda neri. Sì, dopo la scena quella finale. Impanicato lo clear, non so se controllarlo o scappare. Quello che avete ascoltato era Fumble, una puntata un po' più lunga del solito per concludere la stagione in bellezza. Grazie per averci seguito con Dragon Age e i nostri deliri. Grazie. Ricordate veramente che gli elfi migliori sono sempre quelli con la barba. Ricordate che in Dragon Age non esistono elfi con la barba. L'unico elfo buono è un elfo morto. No, con la barba. La barba. È un tipico detto dei nani. Esatto. Giusto. No, ci o morto o con la barba, è giusto, ci sta, è coerente. Fumble è il podcast di giochi di ruolo di QWERTY. QWERTY è il network di podcast più bello d'Italia. Scusate, fai le titoli di coda. Richard! Dalla città vicina, esatto. Si sente. E tutti che si voltano dalla città. Su QWERTY.it trovate questo podcast e altri podcast del network. Ci trovate senza rossetto nella cabina elettorale, che è l'ultimo arrivato e che è quasi terminato. Non è che ci trovate senza rossetto nella cabina elettorale, non siamo anche noi che vi aspettiamo senza rossetto. No, anche nella... noi. Ah, perché c'è anche la scheda. A me l'ultima volta l'avevo trovato con rossetto. C'è anche la scheda di votazione per i miei, quindi c'è la cabina elettorale. Perfetto. Senza rossetto nella cabina elettorale finisce settimana prossima, l'ultima puntata. Di questo ciclo, certo. Poi ne arriveranno altre in autunno. Andate su QWERTY.it o su FumbleGDR.it per candidare QWERTY come miglior radio online ai Macchia Nera Internet Awards, che se lo merita. Trovate il modulo di contatto in tutte le pagine, e dico tutte le pagine. Grazie. Fate. come direbbe quello, fallo. Io trovo il modulo di contatto in tutte le pagine. Se scendi nella pagina, sicuramente trovi il modulo di contatto in cui puoi candidare il QWERTY a essere la radio meglio delle altre radio nell'online. Ok, grazie. Sì, così. Andate su QWERTY.it anche per associarvi o donarci i vostri dindini. Din-din. Dindini che verranno usati per comprare altri giochi di ruolo, oh, a meno che non ce li regaliate come hanno fatto. Grazie. Questa settimana sono in viaggio dei manuali di Savage World, appena arrivano faremo un bellissimo post di ringraziamento. Se ci volete regalare anche soldi, noi li investiamo comunque o in manuali o in oggettistica dello studio, che ci può essere utile, microfoni o robe varie.
E l'altra cosa molto bella che potete fare è iscrivervi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, lasciare dei commenti su iTunes e delle votazioni 5 stelle e i commenti su Spreaker. Se vi piacciono i giochi da tavolo, andate ad ascoltare Com'è quel gioco, che sta facendo faville su iTunes. Faville e scintille. E che a fine luglio. Io non la vedo, non lo vedo tutto sto merito, però vabbè. se lo vedono gli altri. Io lo vedo. Sì, va bene. Chiaro, è ironico. Chiaro, siamo i migliori, abbiamo la barba. Oh, certo. Esatto. Tutti e tre, tra l'altro, quindi. Grazie Simone che ci dice che siamo stati meravigliosi. Oh. Grazie a tutti. E un'altra cosa che volevo aggiungere, ma mi sono dimenticato, quindi probabilmente... Ah, Dragon Age verrà sostituita da... Per ora non lo sappiamo ancora. Non lo sappiamo ancora. Settimana prossima dovrebbe concludersi Mondo di Tenebra Requiem. Giusto. Non vi dico quanto cazzo sono impanicato. Ok, beh, ma ci dà la macchia, una in più in caso. Sì, vabbè. No, non è per concluderla, è proprio per noi, ok? Ha paura di noi, giustamente. Ha paura di noi, fa bene, soprattutto di Claudio in questa in quest'ambiente. Beh, ma in realtà un po' tutti i vampiri, tutte le saghe di vampiri che abbiamo fatto hanno paura di Claudio. Nel senso che un po' tutti i vampiri hanno paura di Claudio ormai, cioè. Ma non solo i vampiri. Anche i bambini del palazzo, fate bene. Sì, hai ragione. Hanno paura di Claudio. E poi probabilmente ci sarà prima c'è Exalted. Exalted con Jacopo. Exalted sicuramente. Dopo ci sarà forse un Urban Heroes. Facilmente pausa estiva. O Shadowrun o Feng Shui. Ebbene sì. Madre. Feng Shui Sturmtruppen. O Shadowrun. Il titolo lo darò poi. Andate su fumblegdr.it a vedere il cast. Guardate se abbiamo dimenticato qualcuno. Sono 120 personaggi. Ci metterete un po'. Che vuol dire attaccatevi al visto cast, visto che uscì da oggi e Matteo non lo sa. Io diciamo, forse la prima puntata di Feng Shui si chiamerà Il risveglio del fastidio. Esatto. Oddio. Il fastidio colpisce ancora. O un nuovo fastidio. Non il fastidio colpisce ancora, che sono i prequel. Esatto. No, il fastidio colpisce ancora, magari è la seconda. Sì, è vero. No, non è il prequel. Il fastidio colpisce ancora. Esatto. Sì, non l'attacco è... del fastidio. L'attacco del fastidio, sì. Il fastidio fantasma. Che è quello che non sai. Fastidio. No, che il fastidio fantasma è come sai l'arto fantasma. Sì, no? Esatto. È quello che lo senti anche se non c'è. Tipo due giorni dopo ti viene ancora fastidio per una cosa che hai visto tempo prima. Se volete scriverci in settimana @fumblegdr su Twitter o fumblegdr@qwerty.it se volete scriverci una mail. E grazie per essere stati con noi per tutto Dragon Age e per tutto quanto. Grazie a quelli che si stanno recuperando le puntate. È un'impresa. Siete migliori. È una grande impresa. Siete meglio voi. Siamo arrivati a 170 qualcosa puntate. Okay. Siete meglio. Ognuno da tipo siete due ore. Ovviamente meglio voi. Mamma mia, ragazzi. Noi ci sentiamo settimana prossima a mercoledì. Buonanotte. A settimana prossima. E fatevi crescere la barba se potete. Mi si è spento il mouse, non riesco più a farlo funzionare. Oh mio Dio, no. Quindi andiamo avanti, facciamo un'altra puntata. Esistono due tipi di uomini. No, ce l'ho fatta. Quelli con la barba e le donne. Buonanotte. Notte.